Ciao ragazzi, sono Darkevil e benvenuti in questa nuovissima live serale di Jurassic World Evolution. Salve ragazzi e scusatemi se non ho postato ultimamente, se non ho fatto molte live perché, diciamo, sono stato impegnato. E niente, direi di non perdere altro tempo e di continuare la nostra avventura con Jurassic World Evolution. Eccoci qua, dobbiamo andare a Isla Tacagno come l'altra volta e mi sembra che stiamo facendo la missione della scienza, se non sbaglio. Non voglio dire stupidaggini però. Ah, però prima di iniziare devo fare una cosa. Aspettate che lascio un po' a caricare qua. Ah, ok, eccoci qua. Mettiamo un attimo pausa. Faccio un attimo sta cosa, scusate, veloce veloce. Lo faccio perché io sono una brava persona. E vai a schermo intero però. Grazie, amico. Ecco qua. Forza piano, però. Ringrazio Aliel Kit 08 per il follow, grazie Ali. Eccoci qua, continuiamo la nostra avventura giuressica. Scusatemi, nel frattempo vedo cose. Eh no, non ti posso sentire, caro Peppo. Non si preoccupi che appena arriva già mi trova così. Ok, eccoci qua, ragazzi. Allora, cosa dice? Un Diplodocus, un Velociraptor. Diplodocus. Io avevo lasciato un Dilophosaurus. Sì. Ed è affamato. Carino. Volevo vedere una cosa. Oh, sta cacciando. Aspettate. Vediamo come caccia. Bam. Allora devo fare una cosa. Dato che il diplo non ci serve. Ah, ma hanno cambiato. Non mi ricordavo che c'era quel simbolo là per sta cacciando. Dato che non ci serve. Ma ci serve appunto. Cioè ci serve il dilo. No, aspettate. Ah! Il dino non ci serve. Oh, salve, signor. Sparalo, esatto. Hai ragione, devo spararlo. Salve, signor Big Snake. Lo sedo e lo vendo, perché non mi serve. Mi serve il Velociraptor. E farà un casino pazzesco. Yeah. Aspettate però, facciamo una cosa. Io devo vedere se abbiamo il Diplodocus. Dovremmo avercelo. Dovremmo avercelo, non voglio dire stupidaggini però. Il Diplo è con la D, Diplo. Eccolo, Diplodocus. Quindi facciamo prima il diplo, che è un erbivoro. Quindi ok. Questo qua lo possiamo. Cerato, non ce l'ho cerato. Questo lo possiamo spegnere. Mettiamo la mangiatoia degli erbivori al. No, ho sbagliato tasto. Ok, sì, degli erbivori alti. Mettiamo qui. Però devo vedere se la gabbia gli va bene al Diplodocus. Perché è un po' particolare come dinosauro, ha bisogno di un sacco di spazio. Sarà il primo dinosauro da collo lungo che faccio in questa serie. Vediamo gli altri come stanno. Ciao, altri. Ma sono tutti dinosauri piccolini. Ma non c'era pure tipo un triceratopo? Ah, eccolo. Lo ricordavo, Peppe. Peppe triceratopo. Ciao, Peppe. Ma signor Fabio, come va la vita? Qua va tutto tranquillo per ora, finché non metto il velo va tutto tranquillo. Questo lo posso vendere, è stato un piacere, mi dispiace anche se è durato poco, è stato un piacere. Ciao Dilo. Ciao. Ciao Dilo. Uè, Peppe Tricerato. Verranno chiesto nell'ultima live di mettere come nome Peppe, vero signor Triceratopo? Anzi, in realtà dovrebbe essere femminile, vabbè. Va alla grande, perfetto, mi fa piacere che va alla grande. Vediamo un po' qua se devo aumentare i prezzi, cose del genere, lo staff, no, tutto tranquillo. Tutto tranquillo, tutto tranquillo, perfetto. Ok, allora. Con quanto sta? Ah, questo ci vuole un bel po' a fare, eh. Io il Raptor c'ho paura di lasciarlo. La mia vita va bene. Va tutto bene. Tutto tranquillo, anche se ieri in realtà stavo per morire. Nel senso che mi sono sentito proprio male con lo stomaco, ma. Tutto tranquillo alla fine. Ok, allora direi. Penso che il Raptor ci metta un po' di meno a farsi. Ce l'abbiamo il Raptor, no? Sì, certo che ce l'abbiamo il Raptor. Che come se ce l'abbiamo, eccolo qua. Bello lui. Dovrebbe farci meno tempo. Aspettate un attimo, devo vedere i potenziamenti qua. Velocità di incubazione. Ah! Ma io avevo tutti questi potenziamenti. Mannaggia, non li posso più mettere, è inutile, ma. Vabbè, aspettiamo, nel frattempo. Ah, pure questi c'erano i negozi qua da gestire. Ah, solo 6? Vabbè sì, perché non c'è più nessun dinosauro alla fine, quindi è normale che non passa nessuno qui, vero?
Oh, scienziati, salve. Devi smettere di scassarti con l'alcol. No, no, non mi permetterei mai. No, effettivamente penso sia stato un pochettino l'influenza, ma è passata. Nel frattempo guardiamo la gente che cammina. Ciao, gente che cammina. Che poi mo l'hanno aggiornato il gioco. Mi sa che hanno messo tipo. Non lo so, fatemi pensare. Cosa potrebbero aver messo? Ah, sì, hanno migliorato delle animazioni di un dinosauro che farò dopo. Perché era un po' buggatino ed è uno dei nuovi dinosauri, lo faccio vedere se posso, sì. Ovvero, dov'è? Ah, c'è un bel po' di dinosauri nuovi in realtà. Nuovi, vabbè, però diciamo quello più nuovo è questo, il Proceratosaurus, che poi lo faremo. È un dinosauro carino, piccolino ma carino. Ah, pure il para abbiamo, il para. Wow, un sacco di dinosauri devo mettere. Il Dreadnoughtus è un altro dinosauro da collo lungo, ma come il Diplodocus è un po' particolare. Però il Diplo dovrebbe dare pochi problemi in confronto al Dreadnoughtus. Non so nemmeno se si dice così, però. Va bene, dai. Allora, vediamo se qua hanno bisogno di essere riforniti. No, perfetto. E niente, nel frattempo guardiamo un po' Peppe che mangia a terra. Sta vagando, dice, ma se sta mangiando l'erbetta e cose del genere. Dove vaga? Dove vai? Oh. Che è successo? Che è successo? Che è successo? Ho visto cose strane. Per un momento mi è morto lo schermo. Mi sono cagato in mano. Non so perché. Ah, fatemi salvare per sicurezza, perché quello che ho visto mi ha spaventato parecchio. Non so se voi avete visto qualcosa. Ehi! Non ti buggare però. Ma devo usare la freccia, ti pareva. Sì, perché uso il controller, è un po' più comodo da usare. Quindi il tuo obiettivo è costruire un Jurassic Park? Un park Jurassic, anzi? Sì, comunque. Diciamo di sì, dai. In questo caso devo fare le missioni che sono scritte là sotto, ovvero in Cuba rilascia un Diplodocus e un Velociraptor. E devono stare tutti e due nello stesso recinto. Per cui ho fatto questo recinto qua. In realtà era per il Dilo. Però il Dilo è volato via, l'hai visto prima. Quindi va bene così. E vabbè, il Raptor dovrebbe impazzire. Quindi devo un po' potenziare questo recinto. In realtà, mi sa che devo fare più cose. Aspetta, allora, visitatori. Rifugio d'emergenza. Lo mettiamo per sicurezza. Sì, lo mettiamo. Dove lo metto però? Qua? Nell'angolino? E perché non so, le potrebbe spaccare. Vabbè, sì, mettiamolo qua per sicurezza. No, ce lo devo togliere sto palo e mettere un po' più vicino, se no. Bellini sti giochi. Sì, a me piacciono un sacco i. Come li posso chiamare? I gestionali. No, Tycoon è strano. Meglio i gestionali. Sì. Poi pure i dinosauri sono bellini, come sono fatti. Guarda qua, questo è uno Struthiomimus. Si chiama Rion. Per celebrare, tra molte parentesi, il vecchio capo di Paolo. Celebrare, tra molte parentesi, mi raccomando. Il dinosauro pronto al rilascio. Il raptor si è fatto già. Però vi ho detto, del raptor non mi fido. Quindi aspettiamo che si fa il Diplodocus, che almeno più o meno è tranquillo. Poi quindi lo rilasciamo, lo facciamo addormentare e lo trasportiamo qui, come abbiamo fatto l'altra volta. Anzi, come faremo con tutti i dinosauri alla fine. Sì, perché è un metodo per spendere meno soldi e tenere solo un laboratorio genetico Hammond. E fare tipo questa cosa qua piccolina per far nascere i dinosauri. Anche se non so come fa a entrarci questo coso che è enorme, eccolo comunque. Mi starò zitto perché è bella sta scena. Ah, ok. Eh sì, quello è simile come gameplay alla fine. Eccolo qua il caro Diplo. Sì, questo non è altissimo come dinosauro da collo lungo, tra molte parentesi. È lungo però, molto. Vediamo se esce fuori dalla gabbia. Eccolo là. Eh sì, si è buggato. Yeah. Ok, piano, piano. Oh mio Dio. Questi glitch però. Beh. Deve far male stare con il collo là in mezzo. Non si preoccupi, signor Diplodocus. Lo porterò in salvo. Anzi, la porterò in salvo. Ma come sei bello però. Bellissimo. È troppo bellino. Il pezzetto di SimCity mi ha fatto bene, lo so. Guarda come si bugga con la coda là, però va bene così. Che poi in realtà quella coda dovrebbe servire a dare le frustate, ma non ci sono animazioni del genere per ora nel gioco. Oh, l'hanno colpito. E direi un bersaglio così grande, come fanno a mancarlo? Dai. C'è appena arrivato Ok. l'ospedale.
Però lo faccio con calma sta missione. Preferisco concentrarmi su Le questo qua. tempeste sono il primo segno, un presagio, se credi in questo Ecco genere di qua. cose. Io no, tanto non Mandiamolo ci credo. qui. Penso sia abbastanza grande. Il problema è che questo dinosauro, oltre ad aver bisogno di molto spazio, ha bisogno pure di molti alberi. Infatti, dove sta scritto? No. Vabbè, lo vediamo dopo. Ecco qua, vediamo come viene trasportato perché è qualcosa di molto. Ui. È fantastico, cioè lo prendono per la coda che resta appesa in un modo pazzesco. E poi collo pure. Non so come fanno a rompersi le ossa, dato che è pesantissimo in realtà. E poi questo elicottero è proprio fortissimo, cacchio. Il dinosauro è quasi quasi più lungo di lui. No, mi sa che è proprio più lungo di lui in realtà. Vabbè. Mi stanno appicciando un dinosauro. Eh sì, ci sono pure le capre qua perché i carnivori mangiano le capre. Però per adesso sarà felice. Vediamo allora, caro Diplo. Sì, al Diplo piace la gabbia, perfetto. Benvenuto nella tua nuova gabbia. Resterai qui fino alla fine dei tuoi giorni. Divertiti. Peccato che non sarai da solo, perché ci sarà un bellissimo e tranquillissimo, tra molte parentesi, Velociraptor. Eccolo qua. Il mio dinosauro preferito, ma è uno stronzo. Con la S maiuscola. Ah, è giallo. Che bello, c'è cioè Raptor giallo. Salve Raptor. Si sente solo. E schiatta. Velociraptor sotto la soglia del comfort. Guarda, se resta qua, resta sotto la soglia del comfort. Il Diplodocus invece sarà molto tranquillo qui, vero? Shiny Raptor. Ah, perché già. Proprio uno stronzo, guardalo. Boom. È un po' svenuto. Ok, portiamolo nella gabbietta. E dobbiamo farlo incazzare. Mo' è Diplodocus. In realtà è abbastanza facile farlo incazzare. Basta che. Basto. Non so parlare. E galleategli una femmina. In realtà sono tutti quanti femmine qua. Quindi. Non è vero. C'è un maschio in realtà. Però sta tipo nell'ultima isola. È un casino da sbloccare. Eccolo qua. Ciao Raptor. Vola. Vola, Velociraptor. Allora, dicevo a lui, per farlo andare sotto la soglia del comfort, devo distruggere le foreste. O non dargli da mangiare. Però non dargli da mangiare è triste la cosa. Quindi aspettiamo che viene il raptor. Lo lasciamo da solo il raptor perché così va sotto la soglia del comfort, appunto, però inizia a scassare tutto, quindi io direi. Ma io direi proprio, direi di fare lo stronzetto. Di prepararci nell'evenienza di una fuga del raptor. Quindi di fare tipo Fort Knox qua. O non lo so, tipo Alcatraz a sto punto. Così fortifichiamo tutto quanto. E il raptor non scappa. Nemmeno i Diplo non scappa. Ok. Anche se. La doppia difensione così in realtà è poco per il raptor, però. Oddio, forse è pure troppo in realtà. Vabbè. Eh no, no. Non fare troppo l'inclinato, però. Ok. Che poi in realtà la recinzione che sto usando non è elettrificata, solo quella interna è elettrificata. Ma va bene così. Quindi è una cosa molto. Molto spartana, devo dire la verità, però funziona. Quindi. Fa niente. Finché funziona va bene così. Poi semmai la tolgo perché non penso di voler tenermi sto raptor. Perché è un po' un casino. Però. Ehi. Forse la musica è un po' La alta? scienza non richiede soltanto sperimentazione, ma anche osservazione. E quello che sto osservando mi piace. Continuiamo così. Ostruzione, ma cosa ti ostruisce? Ostruzione. Ostruzione, ostruzione. Ah, potrebbe scappare da qua se non lo metto bene.
Ma sei proprio maledetto allora. No. Via. Sciò. No. Perché fai cattivo? Non lo voglio mettere dentro. Ecco. No. Dai, me lo stava dando. Secondo me sto perdendo più tempo. Ecco qua. Olè. E poi il Raptor non scappò mai più, vero? Vabbè, mo si incazza un po', eh? Sì, che si incazza. Ok, caro Diplo. Mi dispiace per te. No, va bene. Ok, perfetto. Foresta. Addio, foresta. Mi dispiace, caro Diplo. So che non ti piace questa cosa, però. No. Non te ne frega niente. Ok, l'hai voluto tu. Via di qui, questa foresta se ne deve andare. Sciò. Così anche il Raptor si incazzerà che non c'è foresta. Vero? Ecco qua, perfetto. Dov'è il Raptor? Già lo vedo incazzato, nero. Eccolo qua. Ah, però ci sono una capra, quindi è a posto. Quindi deve stare 2 minuti così. Oh mio Dio, succederanno casini. Oh mio Dio, fortifica sta gabbia. Fortificala. Troppo vicino al dinosauro. Caro Raptor, levati dai coglioni. Sinceramente, il tuo fan Riccardo. No, davvero devi levare dei coglioni. Grande, grazie. Se non le dispiace, caro Raptor, io potenzio questa zona qui. Ok. Accettiamo i contratti nel frattempo. Devo vedere qua se. No! Se i dinosauri hanno bisogno di cibo. Eccolo qua, già sta incazzando malissimo il Raptor. Attiviamolo. Vero, caro Raptor? Dove sei? Già ho sentito le botte che hai dato. Già la gente è andata in panico pure, perché quando esce dalla strada significa che sta in panico. Vai, continua. Tanto non è che ti aspetta un'altra recinzione dopo quella. Ah, questa è la zona più. Meglio stronzo, questa è la zona in cui non posso costruire. Wow, proprio bastardo sto Raptor. E io potenzio ancora. Ecco di qua, fregato. Dove vai ora? Di qua? Non si preoccupi, signor Raptor. Per lei non ci sarà pace. Si sono un po' stronzo con il mio caro Raptor. Troppo vicino al dinosauro, ma non si preoccupi. Tanto non può uscire per ora. Vero? Vero che non può uscire? No, perché sono i fulmini che ti danno fastidio. I fulmini? Cioè, diciamo che hai recinto. Perché li fa incazzare così mi dice la missione? Però, cioè, lui non mi sembra incazzare ancora. No. Nessun conforto addosso. Vabbè, fallo scendere, sì. Cioè, Raptor già ho fatto sotto la soglia del conforto. Ok. Ma me lo devo tenere così incazzato perché devo aspettare che questo scenda il comfort. Ci vorranno 30 anni. Dovrei fare lo stronzo. Io faccio lo stronzo con lei. Caro Diplodocus, mi dispiace. Ecco, questa è la tua nuova gabbia. Poverino, assetato pure. Eh no, però se muori di sete mi dispiace. Quindi aspetta. Metto un po' d'acquetta se riesco. Ecco qua. Almeno l'acqua ce l'hai. Cibo poi. Che voglia. Vai, sì, bravo Raptor! Scassa qui. Bravo. Sai dove sei andato a finire? Dentro un'altra gabbia. Complimenti, Raptor. Ah! Mi hanno dato una frustata! Oddio! Ehi, amico Raptor. Amico Raptor, senti. Vai a dormire. Vai a dormire. Ehi, ehi. Amico Raptor. No, no. Non lo fare. Non ti conviene. Bravo, vattene. Mi dispiace perché il Raptor, cioè.
un po'. Cioè, mi dispiace più per lui che per il raptor. Che poverino. Il raptor a quanto, però. Bravo, hai spaccato una gabbia. Cosa hai ottenuto? Oh cazzo. Oh cazzo. Aspetta un attimo. Ho visto cose. Apri i rifugi. Apri i rifugi. Oh no, 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 no. Ho visto una cosa brutta. Ho visto una cosa brutta. No, 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 no. Che nuova squadra. Me ne basta una. Vai a riparare, vai. Macchinina, forza. Oh, mi ha distrutto 4 recinti. Quel raptor è una bestia. Tu stai qua. Anzi, mo ti faccio stare tranquillo. Metto la foresta. Così stai tranquillo, tranquilletto. E non mi rompicca, però. Tu invece puoi stare qua. Divertiti. Forse c'è un po' troppa foresta. No, altra foresta qua. Togliamo un pochettino qua. Bellina, ok. Così il raptor sta tranquillo. E a noi va bene così. Dobbiamo far incazzare a lui invece. Dov'è finita la chip? Chip? Voi potete uscire. Chip? Sì, chip, però. Ehi. Ehi. Ah, non sa dove andare, ok. Ci penso io, guidiamo la jeep. Ah! Metti pure una fontana. Vorrei, ma non posso. Ci vorrebbe, però. Guarda quanta gente, solo per andare a vedere il raptor, vero? Certo. Tutti vogliono andare a vedere il raptor. Ah! No, nel bosco le 100 acri. Via! Ripara, ripara, ripara. Ciao, ripara tutto. Perfetto. Ok. Caro Diplodocus, dov'è il tuo comfort? 55 ancora. Raptor? Sei ancora un po' incazzatino, eh? Perché sei solo. Non ti preoccupare, ti faccio un amichetto allora. Ora ti voglio bene, quindi ti faccio l'amichetto. Ok. Vieni l'amichetto, ti. Facciamolo alpino. Ma io voglio bene ai raptor, solo che sono stronzo. Ehi, amico raptor. Ah, ti ho riparato la gabbia. Fregato. Poverino. Hai fame? Ok, no. Ehi, ma non ti stai un po' sfondando la testa? Raptor! Ma perché vai nelle recinzioni? Vuole stare insieme a Diplodocus per forza. Tanto non c'è niente da vedere qua. Mica è entrato dentro, vero? Ok, sì, l'ho chiuso dentro. No, Raptor, no. Non si fa. Ah, perché devo mettermi a fare queste cose con lei, signor Raptor? Eh? Prego, esca. No. Guarda, c'è una capra. Vai dalla capra. Maledetto. Triceratopo Peppe che fa? Non lo so, però c'è il raptor che fa lo stronzo come sempre. Andiamo a vedere cosa fa veramente. Sta sotto degli alberi a mangiare. E questi dormono. Ah, bellini. Tu pure vuoi dormire? Sì. Buonanotte. Anche a te. Carini. Ok, caro raptor, sei uscito? No. Ehi tu! Jeep, dove vai? Mi servi. Non devi andartene da quella zona perché recinzione rotta. Oh cavolo. Passa nel bosco, porca. Sei maledetto. No. Raptor? Raptor? Chi sei nell'angolino? No, il comfort è risalito! Sei uno stronzo! Raptor, hai rotto il cazzo, esci. Esci di qui! Brutta bestia! È bellissimo in realtà. Ok, bravo, esci dai cespugli e resta in zona. E voi meglio se vi allontanate da qui. Perché
Io entro dentro. Voi non entrate. Non entrate dentro che fa una strage quel velociraptor. Tu ancora non sei felice? No, no. No, non fare l'osso. Ehi, guarda, pensa a me. Pensa a me. Pensa a me, Raptor. Bravo, vieni, vieni. Pensa a me. Bravissimo. Lascia stare quel Diplodocus. Sei uno stronzo, hai cambiato solo angolo. Ehi, ehi, ehi. Bussa, bussa, ti schiattaca. Maledetto. Sei uno stronzo. No, non voglio fargli una foto. Piala a dardi. Senti. Ti sei fissato con lo... Ah, ecco. Finalmente. Forza, esci qua. Esci subito da qui. Andiamo a dare l'amichetto a sto raptor che sennò fa casini. Ancora, ti sei proprio fissato con lui. Ah no, questa è la gabbia ora. E va bene così. Vai, continua a dare le capate là. Finché non mi disturbi il caro Diplodocus lì a posto. Bravo, seguimi, bravo. Tanto mi arriva l'amichetto. Basta che non esci. No, stavo uscendo, eh. Stavo uscendo, vero? Senti, tu sei circondato di capre. E questo va bene, penso. Ti metto la mangiatoia qua così sei felice. No, non posso metterti. Morirai di fame, mi dispiace. Ostruzione perché ci stai tu in mezzo, vero? Bravo, Raptor. Pensa alla macchinina. Ah, io devo portare questo qua da te. Così stai tranquillo e non mi rompi le palle. No, sbagli tasto. Stai sbagliando tasto, Dark. Ok, e sì. No, no, tu resta qui. Tu resta qui, fai divertire il Velociraptor. Non aprire quella porta però. Oh, ciao Peppo! Ciao! Buon salve! C'è un tricevello col tuo nome. Eh sì, vero, non te lo ricordi? Aspetta, lo faccio vedere. Peppe? Peppe, dove sei? Eccolo, Peppe. Ciao Peppe. Peppe è triceratopo. No, no, no. Sei felice e tranquillo e mangi l'erbetta. Eccoti qua. Bello, bello. Nel frattempo ho aggiunto dei raptor qui, che uno mi sta rompendo le gabbie, letteralmente. E l'altro mo sta arrivando. E poi c'è un dinosauro poverino che deve stare chiuso lì in quella gabbietta piccolina. Quindi serve lui. Ecco, c'è un amichetto, sei felice? Sì, ora sono felice. Devi solo salirmi il comfort. Quindi ok, dobbiamo tenerlo sott'occhio ancora, sto raptor. Chiudi quella dannata porta. Chiudi quella dannata porta. Via. Ok. Lutz, ottimo. No, stavo leggendo. Ah. Avevo letto O e basta. Caro Raptor, bevi. L'altro tuo amichetto è un po' agitato, ma è già l'alfa nel frattempo. Dov'è? Eccolo qui. Se sei felice, tu lo sai, batti le unghie. Gli artigli, quello che hai. Oh, cosa hai visto? Una capra. Addio capra. Buon appetito, Raptor. Poi recuperi, Mi sa di sì. Ehi, ciao Raptor che mi segue. Ma prima ti sei perso che questo dinosauro mi ha dato una frustata con la sua coda. Non me l'aspettavo quella frustata. Senti, io ti voglio dare da mangiare. Che poverino, tu sai. Ehi! Imitazione terreno, ho visto che c'era lo spazio dove era blu. Giurerei che era blu una volta. Dai, fammelo mettere, poverino. Questo qua muore di fame poi. Che poi lo devo rilasciare dopo. Che si dice di bello? Come va? Tutto bene. A parte i raptor qua che fanno gli stronzetti, però. Dove è finito l'altro? Ancora incazzatino? Sì, ancora incazzatino. Vuoi spaccare ancora? Ehi, Jeep! Dov'hai? Vieni qua. Andovai. Resta qui. Goat Simulator. Là ci sono un sacco di capre, vero? Ce l'ho pure il Goat Simulator su Xbox. Ogni tanto ci gioco, è carino. Vedo tutti questi visitatori che stanno andando un po' in panico perché vedono il Raptor che fa lo stronzo. E già.
Però finché sta qua va bene. Ok, si sta calmando piano piano. Ritorna alla normalità. Poi il diplo lo lascerò libero. E niente. Ma questo è quello lungo nel bioro, penso. No, sì. Ah sì, vabbè, no, no. Ieri, mamma mia. Beh, te l'ho detto pure a te. Brutto. Brutto, brutto. Ho notato, sai? Strano però, perché Jurassic mi pesa pure normalmente. Ma lo vedo proprio fluido, fluido. Ah, sai perché? Perché non avevo aggiornato la scheda video. Buoni Martini. Eh sì, abbastanza pure. Ok, quindi ora questi raptor sono felici e contenti. Perfetto. Parlate, fate quello che volete, basta che non mi rompete la gabbia di sto qua. Perché la missione dice che deve essere incazzato per 3 minuti. Ok, ora si sta incazzando il Diplo. No, la Jeep se n'è andata a fanculo, vero? Sì, se n'è andata a fanculo. Bene, Jeep. Anzi, male, Jeep. Devi venire qui. Guida sta Jeep e andiamo via. Pipi. Ok, dobbiamo stare 3 minuti a controllare il Diplodocus. Poi lo possiamo lasciare libero insieme ai Raptor. Tanto insieme stanno bene perché i Raptor non lo attaccano. Sapete cosa? Avevo detto che me ne sarei liberato dei raptor. Ho mentito. Stanno bene là. Insieme al Diplo che parte è scazzato. Diplo, cazzo! Non uscire dalla gabbia che te lancio i coriandoli. Chi è ancora incazzato? Perché c'è un raptor ancora incazzato? Perché sei entrato dentro la gabbia sua? Ma maledetto. Mi sembra che Raptor danno problemi. Qual è il tuo problema? Devo entrare dentro la gabbia? Devo entrare dentro? E io entro dentro, ok. Non investire la gente. No, sono fantasmi, non posso investire. No, scherzo. Dai, sei incazzato e mostra di nuovo. Che comfort, com'è il tuo comfort ora? Maledetto, ti odio. Peggio dei Raptor. So che hai da fare, ma questa No, opportunità. lasciami stare, per favore, tu. Ah, vediamo un attimo. Oh, devo mettere un po' di staff in più. Ok, qua invece va bene. Qua, stessa cosa? Sì. E qua va bene. Ottimissimo. Uff. Però pensa a distrarre i raptor tu con la cippetta. Oh no! Stavo per investire un raptor, in realtà l'ho investito però, va bene così. Ehi, Diplo. Vuoi vedere una sorpresa? Vuoi vedere un trucco di magia, caro Diplo? Sì, di che vuoi vedere un trucco di magia, vero? Muahaha, ora è tutto elettrificato. Come entrano i raptor adesso? Non lo so. Muahaha. Ora sei in una prigione elettrificata, non uscirai mai più. E i raptor non entreranno, vero stronzetti? Perché volete entrare nella sua gabbia? Non l'ho capito. Siete al 100% di comfort e dovete rompere il cazzo, però. Non lo so. Tu morirai di fame, perché non ti posso mettere il cazzo in bocchio qua del mangiare. Vero che non te lo posso mettere? Mangiatoia? No, limitazione terreno. Capra di merda, levati dalle palle. No, c'è la sua coda qui. Leva la coda. Oh, ok, non morirai di fame. Sei fortunato, amico. Sei davvero fortunato. Complimenti. Bravo, incazzati. No, Jeep. Maledetta, già sei là, ma sei velocissima. È la terza volta che ti riprendo così. Vai, un altro minuto e poi siamo tranquilli. Lo liberiamo. Spero che la missione sia completata perché mi sta venendo voglia di uccidere quel dinosauro là e mangiarmelo. Talmente grande. E voglia di sfamare. Che cazzo, perché parlo di ste cose? Non investire però la gente. Ehi, ciao Diplo. No, la tua coda però è pericolosa. Già sono stato sbattuto una volta in aria. Molto in aria. Hai comprato il DLC? Certo che l'ho comprato. Infatti c'è un dinosauro che vi devo far vedere dopo.
Mannaggia. Mi sa che i raptor devono andarsene a fanculo. Però il Diplo può restare. Il Diplo resterà qui. Vero Diplo? Cioè non in quella gabbietta piccolina, poverino. Già l'avevo incazzato, ma sta caricando, vero? Dai la botta. Tempesta in arrivo. Ok. Dai la bottarella. Dai che ti vedo incazzato. Ah, ma c'è la capretta con te, dai, c'è un amichetto. Almeno non sei solo. Ciao, non mi guardare così però. Non lo faccio per... Cioè, mi dispiace, sei così carino. Carino. Metti un T-Rex. In realtà potrei. In realtà potrei. Perché no? Sarà un bel casino però il T-Rex. Ehi, non mi frustare. Ok. 5, 4, 3, 2. 1, 0. Finito la missione? Ho appena sentito. Il dottor Wu ha i risultati e considera il test completo. Sto Ok. sospirando di sollievo. Ora che lo sguardo del dottor Wu è posato altrove, dovremmo prenderci cura dei dinosauri. Ah, che bello. Oh, sei felice? Sì che sei felice. Yeah, meno male per te. I raptor sono felici? Per quanto possa essere felice un raptor, sono felici. Perfetto. Così va bene. Poi i visitatori sono felici. In mezzo alla gente, sii libero. Prima che finisco l'episodio. Lo faccio perché ce l'ho il T-Rex. Vabbè, la gente qua sta anche. Yeah! Missione completata. Studi sulla reclusione. Nodosaurus ora disponibile. Bello il Nodosaurus. Spero che quegli esemplari non siano troppo traumatizzati. Nah. Grazie per non aver perso la testa. Sarebbe potuto andare tutto a rotoli. Quindi, se ho capito In bene, realtà c'è ho quasi stata un perso la po' di testa. eccitazione tra i secchioni. Sì. Uno scontro tra dottorati, eh? Peccato essermelo perso. Peccato. Beh, ovviamente se perdi tutto no, eh. Esci il T-Rex. Da giovane misuravo il successo in base a quanti soldi avessi. Ora Wait, non più di tanto. Il giovane me sarebbe rimasto dannatamente sorpreso da ciò che hai fatto con quel aspetta. contratto. Allora, Il me più vecchio pensa che te la sei cavata bene. Erratosaurus mi serve, lo devo sbloccare, quindi ci focussiamo sullo sviluppo scientifico, ma dobbiamo fare una missione per Isaac, che sennò si incazza. Vero Isaac? Spero che ti incazzi. Sì che ti incazzi. Quindi Isaac, dimmi un po'. Questa è un'ottima opportunità e può davvero Dilophosaurus. aiutare la divisione intrattenimento. Considera Facile. l'offerta. Facile e veloce. Mi piace a mea. Quindi ok, pensiamo a fare un attimo, una missione qua di sto tizio, Dilophosaurus. Dilophosaurus, eccolo qua, 141. Valutazione. Puttana, 141, ma è arrivato 93. 104. Come faccio? 112. 116. Ma non so se ce la faccio la valutazione di 141. 119, 120, 124, cacchio. 124. Sì, mi sa che ce la faccio. Vabbè, qua non cambia niente. Penso che qua non cambia niente. Invece sì. Questo 136. Questo cambia qualcosa? 152. Realizzabilità meno 5%. Complimenti. Aspetta, allora, per te serve una cosa molto più. Molto più sicura. Ok, eccolo qua. Poi lo vendiamo. Copertura stazione meteo del 70%. Ok, facile facile. Dov'è la stazione però? Isaac mette un. Ah, c'hai Isaac! Bella! Ok, vai, vai. Non so se in questo ordine. Vai, vai, vai con calma. Cosa mi serviva? Attività? Sì. Stazione meteo, 40%. Ok. Qua non c'entra? No.
Lo metto qua, nell'angolino. Posso mettere tipo così, no? Vabbè, allora lo mettiamo così. Mettiamo un po' di stradina. Una stradina particolare. Ecco qua. Così abbiamo già la copertura del 40% qui, mi sa. No, mi dispiace. Non mi interessa la sua missione. Per ora i raptor li lasciamo, no? Abbiamo detto sì. Eccoli qua, guardate come cacciano. Però, appena finisco la missione qua del Dilo, faccio vendere un dinosauro nuovo dei DLC. Per cui dobbiamo vendere i raptor dopo. Mi dispiace però, poverini. Vabbè. Ah, poi vi volevo farvi vedere che c'è il T-Rex intanto. Cioè, solo che lo devo rilasciare. Dov'è? Eccolo qua. Costa 4 milioni. È una bella perdita. Però lo farò. Poi lo faccio. Tanto non salvo alla fine, così non perdo niente. Allora, sì, altre stazioni meteo. Altre stazioni meteo, abbiamo detto attività, stazioni meteo. Anche se in realtà è inutile perché qua non viene mai a piovere pesantemente, però mettiamola così il gioco viene accontentato. Toto. Come sono preciso? Mettiamo un po' di stradina. Ah, ok, no, avevo visto cose strane, non mi piaceva. Abbiamo 22% di copertura dell'isola. Ah già, già. Qua volevo vedere come sta la messa energia. Protezione blackout 3.0. Protezione migliorata. Ok. Quindi mettiamo protezione blackout 3.0, anche se non serve in realtà, però per sicurezza. Costa un po'. Ah già, ci abbiamo il nodo. Dove sta il nodosaurus? Qua giù? Sì. Iniziamo a scavare il nodosaurus allora. Centro di ricerca. Abbiamo qualche cosa. No, nessuna ricerca. Sì, perché praticamente off camera mi sono messo a completare le ricerche, così non avevamo problemi. Ok, allora 65%. Mettiamone una qui e dovremmo essere a posto. Dove la metto però? Non lo so. La metterò da che parte? Lo spazio c'è. Devo trovarlo però. Dai, qui che può entrare, limitazione terreno. Ah, vedi? Vedi che poteva entrare? Vedi che poteva entrare, gioco. Ok, allora, dinosauro pronto al rilascio. Dinosauro pronto al rilascio, il Dilophosaurus è pronto. Eccolo qua. Oh, salve signor Paolo! Tutto bene, a parte che ieri mi sono sentito un po' così, però... Tutto risolto, dai. A lei signore, malattia contratta, chi è malato? Credo che questa sia la parte in cui facciamo due chiacchiere sul tempo. Vai a dormire. Ma la verità è che hai ottenuto... Peppe sei ammalato? No. Cos'hai, raffreddore? Ben fatto. Cos'hai, Peppe? È criptospiridiosi. Cazzo, cosa ci sia di così eccezionale in quel ma se la gente vuole vederlo, noi glielo mostreremo. Ma io lo vendo, non lo vedranno mai più. Ama ciò che fai. Giusto? È il credo della divisione intrattenimento. Il mondo dei... Ah, cosa mi si è bloccato? Non ho visto. Stai dimostrando come si concludono. Mi dia una aspirina. Che è successo, Peppe? Non si sento bene. Pure lei c'ha un po' di mal di testa? Una aspirina. Boom. È svenutolo. Vendiamolo. Ok. Allora, dinosauri ammalati. Spedizione completata. Ok. Nodosaurus per noi. Yeah. Continuiamo a mandarli qua. Perfetto. Buonasera, buono. Ok, nessuno è ammalato. Allora, che stavo dicendo? Ah già. Faccio vedere il dinosauro nuovo. Eccolo qua. Proceratosaurus. Ah, per il dinosauro. Ok, allora. Ne facciamo uno con la skin normale. Ne facciamo un altro con la skin alpino steppo arido. Alpina steppo arido. Io potenzialmente già l'ho messo tutti quanti al massimo, così c'ho una bella longevità. Il signor Silvestre sta con 3 ore di sonno da ieri. Il mal di testa è anche qui. Immagino. Allora ragazzi, come lo volete vedere, alpino steppa o arido?
Mi ossequi. Cacchio, 3 ore di sonno. Che cacchio combini? Damn. Damn. Allora, arido, steppo alpino, arido, steppo alpino. Riuscite dunque, dai. Ah, già, pure i nomi dei dinosauri, se ve ne viene in mente qualcuno, mi raccomando, scrivete. Nel frattempo quanto costa? 8 milioni. Vabbè, non, no problem, perché ne abbiamo 11 milioni. C'è scritto. No, è 8 milioni, ma costa 865 mila. Non so leggere i numeri. Nessun fossile. Ah sì, aspetta, vediamo un po' che fossili hanno trovato nel frattempo. Altro Nodosaurus, ottimo. Sono andato a farmi l'ultimo giorno di lavoro, sveglio alle 4, cacchio. Cacchio, sveglio alle 4, è pesante. Alpino? Steppa? Se mi ricordo bene, steppa è carino, facciamo lo steppa, dai. Ok, così quindi i Raptor se ne possono volare via dove vogliono loro. Però voglio dire, questo è 85 di valutazione. I Raptor hanno. Dovrebbero avere un po' di più. 106. Damn. Perdo un bel po' di valutazione se vendo i Raptor. Li devo vendere per forza, però. Adesso è solo tempo di mangiare, dormire e sperare. Riposati un po'. Sempre bene riposare. Caro Diplo, cosa combina lei? Ha un po' di fame. Va bene così, caro Diplo. Basta che non si sforza troppo. E guarda le lavi di Peppe, quello sempre. Ah, ciao Fabio, sei tornato dal tuo come posso dire, da sigaro. Vai, ah, meglio, non mettiamo altre cose in mezzo. Mettiamo solo il sigaro. Yeah, fuck. Ah, grande, bravo. Perché glielo contava come. Capivo fuck, ma ye. L'osario pronto al rilascio. Ok, aspettiamo l'altro. Ricerca completata. Bellissimo, grande. Questo qua dà una botta di genoma esagerata. Wow, 2 ambre. Che culo. Signor Serpentore. Potrebbe essere compresa male. Aspetta, facciamo un'altra squadra qua per sicurezza. Che muovo i dinosauri, poi va a finire che diventano parecchi. Ah, questo lo accetto perché lo sto facendo. Questo lo accetto. Però nel frattempo mi servirebbe più che altro non una missione per te. Però mi dai la sala giochi. Interessante. Tu cosa mi dai? Precisione ACV, non male. El Ar Archeornithomimus. Oh, bello l'Archeornithomimus. L'ho letto bene. Questo dallo Stigimoloch. Tutti quanti dinosauri interessanti. Però l'Erarasaurus è proprio il mio obiettivo. Quindi scienza. Scienza. Potresti farmi la cortesia di Ah, dare un'occhiata a ottimo. questo nuovo Faccio 2 piccioni con una dinosauro fava. sullo Complimenti. scientifico? Complimenti, complimenti. Mi piacciono quando le missioni sono così. Belle, Non belle. lasciarti sfuggire questa occasione. Claire. Ma quando mai? Yeah, nuovo genoma realizzabile. Oh, salve signor Andrea! Da quanto tempo? No, è complimento. Ah, eccoli qua. Cari Raptor, andatevene a dormire. Ah, già state dormendo. Non ti posso prendere tipo con l'elicottero mentre dormi? No, ti devo fare addormentare ancora di più. Dormi 2 volte allora. Poverini, però mi dispiace venderli. Vabbè. C'est la vie, mon ami. Lei mangi, signor Diplo. Ecco qua, scienza fatta. Spedizione completata. Mi stava sussurrando nelle orecchie all'inizio. Ah, ok. Sì, le notti bravi, capite, notte. Si dice notte brava, sì. Le bravate, dai, mettiamo una cosa meglio. Abbiamo festeggiato il 25esimo. Oh, auguri, auguri. Allora, alcol a volontà ci vuole, dai. In queste occasioni. Ok,
Ok, allora il Proceratosaurus sono tutti e due pronti. Quindi appostissimo, appostossimo. Per un'altra missione devo aspettare un minuto. Nel frattempo, un raptor si è addormentato già. No, sta ancora sparando al primo. L'altro è... Ah, ok, eccolo là. E ho festeggiato io. Credo che... Ah, bravo! Guarda, io ce l'ho, io ci gioco a Minecraft moddato, però da solo mi scoccio. Con Andrea e Daniele non è cosa, no? Andrea, tu un altro? Complimenti, un così ti seguo poi. Dimmi che pacchetto porti, che semmai vedo di farti dare una mano da questi due miei amici, perché io esperto non sono proprio, però... Loro sì, quindi posso chiedere, ehi, ma per fare questo cosa... Quindi cosa del genere. L'ultimo non esistono, mi sa su mai. No, forse sì, forse sì. Eccolo qua, il Proceratosaurus. Guardiamolo, il dinosauro nuovo. Eccolo. È bellino, è piccolino. Che versi strani. Con un nome come Proceratosaurus, verrebbe da pensare che questo dinosauro sia imparentato con il più tardo Ceratosaurus. Giustamente. Sbagliato. Si tratta di un parente del Bella l'animazione. Tiranosaurus. E non è altrettanto impressionante. Ah, quindi è parente del T-Rex, sto piccoletto. Vabbè. Ah, sì, ok, ho scelto un'ottima skin. Dinosauro color vino. Andate a dormire. Si sente solo. Di quanti ne avete bisogno? Scusatemi, amichetti. Tre. Oh, cacchio. Non me l'aspettavo. Un altro Proceratosaurus con arido e giallo. Sì, ci sta, dai. Ma come sono bellini, però. Già mi piacciono. Ah, ok. Industrial Craft e Galaxy Craft. Bella, bella. Perché, per esempio, noi sta io e questi miei amici stavamo giocando la Sky Factory 4. Che non era male, è carina. Però hai voglia di piantare alberi. Nel frattempo bevo. Vi faccio vedere questi qua che vanno a dormire. Ah, siete. Sì, a loro ti piacciono proprio le cose che piacciono a questo mio amico Andrea. Quindi tutte cose tecnologiche, eccetera. Io sono più un tipo da magia e esplorazione. Però, più o meno. Perché no? Devo cambiare un attimo l'impostazione del mio canale, dopo, perché è impossibile che pensa che vapore significa un'altra cosa. Ah, io vi avviso, questo dinosauro, cioè, quando fa questa animazione qua, che va in modalità Ragdoll, sì. Praticamente prima c'aveva la coda buggatissima, mo l'hanno appunto aggiustato con l'aggiornamento che hanno fatto. Però prima era proprio strana, si attorcigliava tutta la coda. Vorrei farvi vedere qualche clip, ma non ce l'ho, quindi. Ah, vodka. Ah, mi muore cella, ciao, cacchio. Oh, l'hanno colpito sulla coda? No, ok. Eccolo là, sopra al collo, poverino. Oh no, il comfort è sceso, si potrebbe incazzare e spaccare la gabbia. Guarda come corre. Poverino. Sono proprio bellini però sti qua, mi piacciono. Linux dedicato a server più... Ah, ok. Cioè proprio devi far... vuoi farti un bel server? Non male come idea. Se ti serve una mano, ci sono io. Eccolo là, no, 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 no. Vai a dormire. Vai a dormire. Veicolo. Quanto sta qua? Ok. Comunque, ciao Andrea, ci sentiamo dopo se ci sono ancora, ma penso di no in realtà. Che ore sono mo? Levatevi i messaggi. Ok, c'è un altro po' di tempo in realtà. E niente, l'elicottero non dovrebbe volarsene via in realtà. Per ora questi li lascio a dormire così. Che sto facendo uscire l'altro. A quanto pare hanno bisogno di tre dei loro. Come si chiama? Crafty Skyrim. Ah, oh cacchio. Guarda, devo vedere su Skyrim ci sta di sicuro una mod di Minecraft. Ok, questo lo posso rilasciare. Guarda, l'ho c'è tre pure, ma scienza.
Non lo investire! No! L'ho investito! No! No! È morto! È morto, per forza! È morto, per forza! Mamma mia! L'hanno investito! Ti devo dare un nome particolare, allora. Investito. Su Park Jurassic non ci sono le mod. La Universal ha bloccato le mod. Davvero, uno scherzo. Praticamente non le fanno mettere. Non so perché, però ci sono un sacco di belle creazioni che hanno fatto i fan, ma niente. L'hanno proprio bloccato. Ehi, tu, ti ho detto una cosa. Non investir. Oh, mi sa che ne ho investito 2 volte. Ehi, ciao. Ma io vorrei riparare sto. Oh, grazie. Nel frattempo prepariamo la squadra per trasportare sti piccoletti. Abbandono il raptor sull'autostrada. No, abbiamo detto i T-Rex a fine dell'episodio. Allora, aspettate e lascerò i T-Rex. Lo lascio veramente. Però dovete solo aspettare. Tu la vuoi andare a dormire? Ma che mira di merda avete voi con l'elicottero? Guarda, cioè, dai. Spara a quel dinosauro. Grande. Ok. Ehi, stai per avere 3 amichetti molto movimentati e simpatici però. Ok, poi semmai dopo ne facciamo pure un quarto. Vediamo. Qua sono arrivati i fossili. No. Perché non l'ho mandato a fare. Da. Sono bravo. No, non è questo, è questo. Sì, non è arrivato niente. Voglio vedere che mangia la gente. Ma che cosa? Non si preoccupi, signor Fabio. L'occasione arriverà. Che questo è già incazzato, quindi potrebbe scassare la gabbia. Un coso così piccolino, voi dite, non riesce. Aspetta, non so parlare. Un coso così piccolino riesce a scassare una gabbia del genere? Sì, ce la può fare. Non scherzo. Ci riesce. Allora, so che questi dinosauri hanno delle animazioni nuove. Attenzione che ti schiacciano. A parte che il verso che fanno è bellissimo. Proprio simpatici questi cosi. Eccolo qua. Pronto? Bam! Ci prova pure. Guarda che ti dà la scossa sta gabbia, Io, cioè, io lo dico per te, però se proprio vuoi continuare a farlo, divertiti. Poi, se ti viene la scossa sul sedere, affari tuoi. Un coso così piccolino dice, non importa quando. Cioè, quanto sono grande, ma come lo usi? Effettivamente. Cioè, te lo giuro, questi qua sono delle bestie in realtà. Che si sembrano piccolini. Investilo è arrivato. Sì, ed è affamato. Non si preoccupi, le do da mangiare subito. Fai questa capra. Esci la capra. Signore Andrea, bentornato. Non so se ce l'avevo detto in realtà, perché mo sto pensando ai dinosauri. Investilo è l'alfa pure, complimenti, signor Investilo. Essere investito funziona sempre. Vogliamo fare una cosa. Ma sì, facciamola sta cosa. Quanto avete di attacco? Che cacchio è sto verso? 77. 77, devo andare a vedere quanto c'hanno. No, non i troodonti, perché i troodonti sono velenosi, quindi Raptor 90. No. Devo farti combattere contro qualcuno. Il Deinonychus è nuovo, lo vorrei rilasciare. Questo c'è un attacco che fa paura. Allora, sì, dai. Diminuiamo un po' l'attacco del Deinonychus. Gli mettiamo tipo questo qua. Ok. Facciamo il Deinonychus e poi lo andiamo. Ho partorito. Ok. Immagino. Oh, Luzzo! Leggiamo, mo lo posso leggere. Vediamo.
Che bella sta pubblicità, d'altro. Gioco. Si scarichi Minecraft, ma io già ce l'ho Minecraft. Vi faccio vedere dopo pure. Ah, io volevo provare una cosa in realtà. Un'altra cosa che devo fare a fine live. Quante cose devo fare? Ma complimenti, signor Investilo. Lei mangia nell'acqua? È un po' strano, però. No, felice lei. Già. Sì, questa animazione che fa quando mangia è diversa dagli altri. Un po' particolare. Mi piacciono parecchio questi qua. Sono carini. Devo dire un po' la gente di cosa si lamenta. Capienza adeguata. Hanno bisogno di un hotel. Dove lo metto? Sto hotel. Lo metterò in cu... Ah, da qualche parte. E direi che qua che non c'è niente. Un bel hotel non ci sta male. Così è vicino alla gabbia qua degli erbivori, alla gabbia dei carnivori e del caro dinosauro da collo lungo. E non abbiamo energia. No, aspetta, ce l'abbiamo l'energia. Solo che non arriva qua, mi sa. No, non abbiamo energia, è diversa la cosa. Oh mio Dio, no. E quindi dobbiamo fare un'altra centrale elettrica. Media, sì, ovviamente. Mettiamola qua. Tipo vicino a sto cosettino. Olè. Colleghiamola con l'altra. Facciamo la stradina che continua. Così. Olè. E no, no, così continuiamo un po' la stradina, poi la eliminiamo quello che non ci serve. Ecco qua, perfetto, perfettino, ottimo. Ah, ok, buonanotte. Mi raccomando, smaltisci questa sbornia, dai. Tre morti. Ok, pensavo, avevo letto male. Quindi per 3 minuti non devi morire gente, facile, facile. 4 minuti, 5 minuti, non so leggere. Ok, con la pioggia saranno un po' più agitati, ma no problem at all. No problem at all. Questi qua sono molto tranquilli, tranquillosi. Che bello, il dinosauro a cui ho dato il nome è l'Alfa. E io vi ricordo sempre che se avete suggerimenti per nome di dinosauri, scrivetelo qua e io vi accontento. Per ora i dinosauri che abbiamo sono i Sulzomimi, che sono questi, di cui uno c'ha già il nome. Questo qua. Quindi eccoli qua. Poi abbiamo i Dracorex, che non hanno il nome. E poi abbiamo appunto il Diplodocus. E i carissimi Proceratosaurus, tranne uno che è l'Alfa. Quindi questo qua giallo e questo qua blu. Non so se si vede tanto, ok, ora sì. Tada. Pass Xbox? No. Forse sì, mi ricordo. Boh. No, non ce l'ho. Semmai, se c'ho tempo domani. Lo sto dicendo sempre, però. Staff, aumenta lo staff subito. Questi dinosauri stanno andando benissimo qua. Piacciono molto alla gente. Già che ci sono, già che ci sono, direi. Che questi visitatori hanno bisogno di una sala da bowling. Se riesco a metterlo qui sono felice. No, qui sono felice pure. Perfetto, una sala da bowling vicino all'hotel, così si divertono. Ah, già, devo fare un'altra cosa nel frattempo. Spedizione completata. Quante cose contemporaneamente stanno succedendo? Ok, allora andiamo dove c'era la nuova stazione qua, la nuova centrale elettrica. Mettiamo questa, la protezione blackout. Erogazione migliorata ed erogazione migliorata. Dovrebbe essere perfetto. Ok, bene. L'ho mandato a fare il... Sì, perfetto. Così poi lo rilasciamo pure in nodo. Olè, missione fatta. Vediamo. Questi qua hanno bisogno di una missione. Questi qua pure in realtà devo accettare le missioni. Vediamo, signor George. Abbiamo un po' di lavoro che potrebbe interessarti. 3 esemplari di para. Ok, si può fare tranquillamente. Allora, vediamo.
Ok, voglio vedere però prima il combattimento del Deinonychus contro il Proceratosaurus. Tra l'altro questo è pure un dinosauro nuovo. Ed è uno dei miei preferiti in realtà. Mi sembra che non l'avevo messo già. Non mi ricordo però. No, infatti. Bellino. Una creatura il cui nome significa artiglio terribile merita rispetto. È proprio quello che hai detto. Deinonychus. Ok, caro Deinonychus, vai a dormire. Mi dispiace, ma lei morirà male. Siete pronti per un combattimento tra dinosauri? Ma i dino nuovi di questo DLC? I dino nuovi di questo DLC sono. Trasmissione in arrivo. Yeee, Isla Pina sbloccata. Isola ristretta. Questa è Isla Pena. Se le isole fossero delle persone, questo piccolo pezzo di roccia vulcanica sarebbe la peggiore di tutte. Immagino. Sì, praticamente abbiamo sbloccato la penultima isola, ovvero Isla Pena, che è piccolissima. Infatti, pianifica con attenzione il posizionamento delle strutture su questa minuscola isola. Davvero un casino. Recinti rinforzati. Utilizza recinzioni di cemento per garantire l'isolamento di grandi predatori in questa struttura. Infatti questa sarà l'isola dei carnivori per me, anche se, cioè, è il metodo più facile per battere quest'isola, però è un po' complicato perché i carnivori tendono a rompere tutto se si incazzano, quindi. Preparati per l'aumento dei costi dell'energia su un'isola così sperduta. Restiamo qui per ora perché dobbiamo fare 5 stelle. Uè, Gizmo, salve! Da quanto tempo? Benvenuto, sei pronto? Sei arrivato proprio nel momento giusto, stai per assistere a un combattimento tra Deinonychus e piccoli Proceratosaurus, che sono i dinosauri del DLC, questi qua appunto. Questi qua sono i dinosauri del DLC. Anche se ce ne stanno altri che sono l'Acrocanthosaurus, che sbloccheremo molto più avanti, e l'Erarasaurus, che sbloccheremo su quest'isola facendo le missioni della scienza. Per questo ci stiamo un po' concentrando lì. Quindi, allora, vediamo, dove è finito il caro Deinonychus? Sta dormendo, perfetto. Eccolo qua, mandiamolo a combattere. Vediamo contro chi combatterà, se contro Investilo oppure se contro qualcun altro. Se va contro Investilo continuerà a essere lui l'alfa, se no potrebbe essere qualcun altro. Questo in realtà è il primo che ho fatto. Quanto hai tu di 85? 95? No, 84 tu hai, quindi sei quello con meno valutazioni di tutti. Poverino, mi dispiace. Sì, comunque tutto bene a te. Io devo fare una cosa però. Mi conviene prendere una gippetta e guidare. Perché questo combattimento sarà praticamente alla pari tra di loro, più o meno. Sì, poi lo mettiamo da qualche parte di Deinonychus, perché è un dinosauro carino e tranquillo, più o meno. Ui! Ah! E di che? Ok, quindi c'è Deinonychus che è pronto a combattere. I believe I can fly! Salve, signor Diplo! Vediamo chi è che va contro il Deinonychus. Dove è finito tra l'altro quel Deinonychus? Sta bevendo? Aiuto il naso! Riccardino era in coma e. Ma non è vero comunque, cioè non è che avevo bevuto, era proprio qualcosa di qua. Quant'acqua c'è? Eccolo! Ciao caro Deinonychus, sei pronto a combattere? Ah sì, questo qua. Oh! Investilo è già pronto. Oh, due dinosauri rossi stanno per combattere, che bello! E pure la Jeep rosso, tutto rosso qui. Ok, prepariamoci con i dardi per curare Investilo. Dove hai messo? Eccolo qua. Bam. Mi sa che ha vinto. Oh no. Oh cacchio. Dai che ti ho curato un po'. Ecco qua. Dai, picchialo ancora. No, si è arreso il Deinonychus. Per ora sta vincendo lui. Anzi, in realtà erano alla pari. Però l'ho curato io, convalescente. Dove è finito? Eccolo qua. Ok,
sente solo, poverino. Tanto devi morire. No, aspetta, questa cosa non me la ricordavo. Come fai tu a saperlo poi, tra l'altro? Giustamente come facevo a ricordarmelo? Se ero svenuto. No, no, tu stai fermo. Bravo, Diplo. Fallo stare fermo. Non te ne andare. Mi servi. Ah, no, 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 no. Basta con queste codate. È la terza volta che mi dà le codate, sta qua. Ah, fai salti grandi. Porca peri. Quando ci direzioni ovviamente con una sola musica. Non le ho sentite, io voglio sentirle. Dopo vado a recuperarle. Sì, io purtroppo in questi giorni non sono proprio stato online. Quindi. Però voglio recuperare. Infatti domani pure ci sarà un'altra live, non so che cosa. Forse di nuovo su Jurassic Park. No, scherzo. Non so, penso Skyrim o Spyro. Poi vediamo, dai ragazzi. Archeornithomimus. No, lo posso prendere. Ti voglio tanto bene, cara. Come ti chiami? Mi sono dimenticato il nome. Ah, sì, Kajal, però a volte. Ci sono novità piuttosto Maiasaura, ce interessanti. l'ho? Sì. Ok, allora facciamo una cosa. Allora, potenziamenti. Tasso di successo non ci interessa. No, no, proprio adesso. Via, corri a vedere come combattono. Vai, investilo! Bravo! Aspetta! No! Modalità cattura! No! Che cacchio, gli alberi! Ok, questa è la nuova modalità cattura che praticamente vi permette di fare foto più dinamiche. Oppure video se vogliamo, perché io posso mettere tipo questo che per esempio puoi usare per. Aspetta, mi piace. Filtro, non mettiamo nessuno, griglia no, velocità mettiamo bassa, andiamo là a rallenti, seconda interfaccia, vediamo, ok, ho fatto pure uno screenshot nel frattempo, bella così, ne ho fatti due, uno lo metterò di sicuro per il video. Su YouTube io, perché finita la live la posto su YouTube, ragazzi, quindi se volete vedere qualche parte che vi siete persa, persi, scusatemi, potete andare su YouTube e recuperarla. Nel frattempo il caro Alpha Investilo continua il suo ruolo con 145 di fama adesso. Complimenti, signor Investilo. Aspetta, avevo visto una cosa strana. Beh. Ah, One Punch Man, state parlando. Io ancora non l'ho visto in realtà. Stavo un po' aspettando, però lo devo recuperare. No, 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 non me ne sono accorto. No, 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 chiudi, chiudi. Oh cacchio, perché, 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 perché? No, 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 no. No, 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 no. Chi è lo stronzo che si è incazzato con me? No, mi hanno sabotato. Oh cacchio, due dinosauri sono scappati. Chi è scappato? Oh capperi, corri. No, 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 no. Volevate vedere il bordello e il casino per le strade? Ecco, tra poco vedrete il bordello e il casino per le strade. Eccolo qua. Oh no. No, non puoi uscire! Tu non uscirai! Oh cacchio, no. Ti pareva mi hanno fatto i sabotaggi? Sì. Perché se non do Messo a rischio la ascolto. vita degli animali e dei visitatori. Male. Io. Molto male. Io. Ma non è colpa mia se la gente si incazza con me. Ah. Perché no, bastardo. Ecco qua. Addio. Complimenti. Sono stronzo. Però intanto la tua valutazione sta aumentando forse. Ti odio. Già ha fatto due persone morte. Oh capperi. Oh capperi, oh capperi, oh capperi. Scusate se non leggo i commenti, ma è un casino. Nel frattempo metto questo. Tre birilli, no, sei.
Siamo a 20, 18. Ah, ancora. Ehi, quanta gente gioca a bowling? No, dai. Dai, vai a dormire. Vai a dormire. No, 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 corri, 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 tizio. Corri. No, perché se ne andate addosso? Ma voi come fate a morire che è così piccolino? Vi schiantate addosso e morite? Perché? Perché? Che roba è qua poi? Sto facendo 30 cose contemporaneamente. No, livella. Liscia, liscia. Qua livella si guarda. Oh, perché? Come vi odio. Ma ce la fai a colpirlo? No, perché sta facendo un po' una strage. Ah, finalmente. Maledetto. Ok. Ah, ok, ciao Gizmo. Ci vediamo. Sì, poi comunque te l'ho detto. Se mai puoi vedere pure su YouTube tranquillamente. Maledetti. Ok, ho capito, faccio l'emissione per lei, signor George, però non si deve incazzare così tanto, lo stavo facendo pure prima. Faccio i paro, un attimo, quanto? Un robustezza 120, ok. Robustezza 93, no. 120 di robustezza? Ok, qua diminuisce, qua aumenta. Quindi mettiamo un altro di questo. Pensiamo solo alla robustezza allora. 121, perfetto, così allora. 1, 2, no. Anzi no, annulliamo perché così me li conservo questi. Eh no, dove li metto poi? Eh no, allora fa niente, tanto li vendo. No. E 3. Maledetto però, caro Giorgio, non poteva aspettare un altro po'. Ah, ciao Marco, tutto bene? Ma quanto tempo? Ah, auguri tra l'altro, buon onomastico. Oggi è San Marco. Salve. Capparetti di Bruxelles, eh sì. Da quanto tempo, signor Marco, tutto bene? Sono qui che alle prese con questi dinosauri che sono impazziti prima. O meglio, mi hanno aperto i cancelli e sono scappati tutti. Che casino. Maledetti, dov'è? Dov'è finito quello? Eccolo. Tu sei uno stronzo. Quante persone ho ucciso, me lo dice? Capra, essere... due esseri umani. Maledetto. Grazie. Di che, Marco? Allora, vediamo. Che dovevo fare qua? Sì, devo aspettare per i para. Ok, quindi tranquillamente. Tutti dicono che te lo sai cavare da solo. Quindi questo nuovo perché no? 5 minuti, ragazzi, sì, dai. Anzi, no, facciamo una cosa. Ho sbagliato tasto. Non lo accettiamo. Perché sennò va a finire che George si incazza. E io non voglio che George si incazzi di nuovo. Già ho visto cosa fa da incazzato. Ah vabbè. Succede. Lacera è scesa, dico. Dite. No, dicono. Che cacchio. Signor Proceratosaurus, come va? Lei è proprio uno stronzo comunque. Te li chiamo Terminator, dai. Ecco, te lo meriti perché per quello che hai fatto prima. Ti meriti solo questo. Guarda che è un complimento essere chiamato Terminator. Ma quante persone giocano a bowling? Un sacco. Oh, è aumentato un sacco la gente qua nel parco. Da quanto sono scappati questi dinosauri. Non so perché sono tutti quanti. Ehi, sì, è scappato un dinosauro in questo parco. Andiamo a visitarlo, non succederà mai più. Quando torno a scuola è il 29. Però io esco prima perché ho assemblea, quindi diciamo che in realtà inizio dal... no, diciamo nemmeno dal 30 avrei un giorno. E poi il 3 ritorniamo, ma sempre un giorno è perché alla fine è venerdì. Quindi, yeah. Spero di non tornarci. Vabbè, ma voi per fortuna, tu e Peppe, non ci dovete andare più. Tranne se tipo non dovete fare qualche lavoro là, ma per esempio Peppe. Però... beati voi. Lo sono pronto al rilascio. Ok, aspettiamo un attimo che tutti quanti sono pronti. Quindi, one. Poi vediamo l'animazione. Due.
Ho detto 1, 2, 3, bravo Riccardo. Ecco qua, para. Questo pure è un dinosauro nuovo, non dei DLC, già c'era, però è la prima volta che l'ho detto. Manco prima va dettagli. Ah Fabio. Ok, questo è più nelle mie corde. Un Parasaurolophus. Un Parasaurolophus. La sua caratteristica testa crestata lascia perplessi gli scienziati. Un vicolo cieco evoluzionistico che ora sappiamo essere molto efficace. Ecco, su cosa dovrebbero concentrarsi le ricerche sulla preistoria. Poi questo dinosauro è bellissimo. Però li devo vendere. Quindi mi dispiace. Ah ma ok, allora ho mischiato le due missioni insieme. Pensavo che il para doveva essere con 120 di robustezza, ma in realtà è Maiasaurus che mi serve. Anzi, la Maiasaura che mi serve con 120. No, devo rimettere a posto il genoma del para allora. Oh capretti. Ah, è vero, il signor Fabio. Allora, longevità, quindi. Questo. Allora, longevità qua era il pipistrello. Il pipistrello. Perché i pipistrelli campano molto, a quanto pare. Spedizione completata, quindi altro nodo per noi? Sì, vediamo un po', vediamo un po'. 1 e 2. Mettiamo anche qua. Veloce, veloce. Ciao Marco, ci sentiamo allora. Quando vuoi... Se vuoi scrivermi in qualsiasi momento ci sono, mi raccomando. Ok, questo lo posso vendere. Sto giocando molto velocemente, devo dire la verità, sto facendo proprio speedy speedy. Ok. Un giorno vi rilascerò in una gabbia, però non è il giorno, mi dispiace. Mi devo vendere. Oddio quel collo, oddio quel collo. Mi dispiace. Boom. Ah ma quello l'hanno beccato per sbaglio. Meglio così, no? Comunque, se ti va qualche volta possiamo farci qualche partita a Fortnite. Ma certo, quando vuoi. Quando vuoi. Basta che mi iscrivi e io ti faccio sapere se sono disponibile. Oh no, questo si è riempito. Non posso più giocare a Boeing. Aspetta, vediamo se si stanno lamentando di qualcosa allora. No, sono tutti felici. Quello che fa un po' di meno è la visibilità dei dinosauri allo shopping. E i ristoranti, però vabbè, dettagli. E i trasporti. Trasporti posso rimediare. Trasporti posso rimediare, indeed. Dov'è? Qua, monorotaia. Sei felice ora? E hai conquistato la vittoria. Non mi aspettavo niente. Ostruzione, ostruzione. Perché c'è l'acqua in mezzo. No, togli quest'acqua allora. Togli l'acqua. Tutta l'acqua, via acqua. Ok. Vediamo se c'entra mo. Ciao ciao Marco. E oppla. Olè. Quindi ok. Vediamo dove far scendere i visitatori però. Secondo me una fermata dovrebbe essere qua, perché così scendono, si fanno un pochettino di strada, ma tranquilli, non dovrebbero lamentarsi più di tanto. Vediamo un po', ci arriva. Sì, devo metterci la stradina, però mettiamoci la stradina stradinosa. Opla. Quindi mettiamo pure qua, però devo mettere tipo la sottostazione o qualche parte. Ora mettiamo la sottostazione, no grande, mettiamo piccolina, tanto non ce ne frega. Un po' di alberelli per coprire. Alberelli ovunque. Olle. Così non vedono niente i visitatori, anche se in realtà non se ne fregano però. Vabbè, non ti preoccupare. Mettiamo pure qua, dai. Vabbè, sì, dai. A occuparti di questo contratto, ma vorrei poterlo fare. È troppo interessante. Quindi un maiasauro con 120. Wow, per poco, dai. Devo aumentare i soldi, il prezzo.
prezzo deve aumentare. Aumentiamo il prezzo allora. Diciamo 24, 24. Ok. Tanto il parco è diventato importante, quindi 24 dovrebbe dare problemi alla gente. Aumentiamo pure questo i videogiochi, mettiamo a 20. Ok. La gente spenderà un sacco di soldi tanto. E qua pure mettiamo e bullying di più dei videogiochi. Ma no, mettiamo 18, dai. No, è diminuito, cazzo. No, doveva aumentare. Ecco qua. I complimenti sono d'obbligo. Hai fatto un ottimo lavoro e hai così incrementato i nostri profitti. Sì, basta che non ti incazzi più. Ok, diamo un'altra cosa a Caciar. Ok. Qualcosa di nuovo da farti vedere. Facile. Più o meno. Vediamo. Quindi devo mettere qualche altra galleria o la piattaforma panoramica. Hai fatto un ottimo lavoro con quel contratto. Okay. È importante mantenere il contatto visivo durante le osservazioni comportamentali. Sì, se lo dici tu, sì. Ma io vorrei metterlo pure qua in realtà, perché mi interesserebbe metterne un altro. No, qua c'è la roba in mezzo. Aspetta. Ma io so che pure se non lo metto collegato al recinto loro vedono, quindi... Quindi no. perché se lo metto così poi è brutto. No, no, lasciamo stare allora, dai. Non abbiamo fatto la missione. Che qualcuno sta incazzando qua, no. Perfetto. Ah sì, allora, Maiasaura. Maiasaura con 120. 120 c'ha 82. Vediamo. 85, no. 89. 103, mettiamolo. 117, dai, per poco. Devo mettere un altro di questi. 115, 116, 124. Ok. La Maiosaura ha bisogno di molta gente. Non lo so, perché semmai me la tengo. Quando la ragazza dice ho qualcosa di nuovo da farti vedere e ti caccia il dinosauro. Ah, mamma mia. Ma stanno dormendo. Ah, grazie per i soldi. Sociale, popolazione. Sì, volendo posso mettere un altro dinosauro per loro, non c'è problema. Ok. Pure per Peppe non c'è problema. Bene, bene. Vediamo se hanno bisogno di essere riforniti qua. Oh, cacchio, se hanno bisogno. Eh sì, allora. Questo qua. Perfetto. Dov'è investilo? Investilo? Eccolo qua. Se muore lui so cazzi. Perché c'ha 145 di reputazione e mi serve. Mi piace il vostro verso. Questo qua è proprio tranquillo come dinosauro. Questo è sempre nella stessa zona qua. Che sta sempre vicino al mangiare comunque. E la gente è felice. Che bello. Il mio parco sta andando bene. Solo che ho bisogno di un po' di varietà in più. Quindi questa Maiasaura. Anzi, facciamo una cosa. Mettiamola pure. Cambiamo gene qua. Mettiamo tutto quanto per la longevità. Ok, quindi pipistrello a volontà. Anche qua pipistrello da ogni parte. Robustezza. Quindi squallor. Ok, in realtà potrei fare una cosa per diminuire il sociale. Popolazione 4. Ok. Vediamo una cosa. Allora. La tua popolazione ideale è di... dove sta scritto? Qua. No. Dove sta scritto? Qua. 12. Nella gabbia ne siete 1, 2, 3, 4, 5... 6. 6, 4 arriva a 10, perfetto. Ok, care Maiasaure, potete venire. No, ho sbagliato, devo cambiare la skin. Ah no, in realtà ce l'avevo fatta. Ok. Quindi. In realtà. Mettiamo un altro in capienza, incubazioni. Dov'è?
Capienza. Non so. Ok. E no. E mettiamo un'altra maglia Saura. Penso che dovrebbe bastare. Ok. Aspettiamo che si fanno tutte quante. E poi le rilasciamo. Ah, però era vendi. Maledetto. Maledetto. Quindi questo lo posso rilasciare e vendere. Ma si vuole vincere Charizard. Ma che bellino. No, voglio vedere l'animazione però. Questo è uno dei pochi dinosauri che ha un nome femminile. Bellina. Ok, senti questa. La maglia Saura è stata il primo dinosauro anche. È stata sullo Space Lab nel 1985. Un dinosauro spaziale. È nella brochure del parco. Ah. Le piaceva anche dare testate. Cosa? Questo però non c'è scritto. Ah, che ne sai allora, scusami. Beh, io ti devo vendere. Bazione fallita, andiamo bene. Che skin avevi? Alpino? Facciamo un'altra savana. Facciamo un altro alpino. Alpino. Alpino Daniele. Mi passa tutto e fai le mod anche se... Guarda, in realtà la gente le ha messe le mod, però non so se è complicato. Però non so nemmeno se tipo posso streamarlo con le mod. Sai com'è? Casini vari, giuridici, eccetera. Malattia contratta. Chi è ammalato? C'è il raffreddore oppure quella malattia strana? O c'è i vermi? Carnivoro. E no, addio. Sì, c'è la malattia strana chiamata Campylobacteriosi. Io spero, Riccardo. Lui può. Guarda, te l'ho detto. Se tipo scopro che posso streamare tranquillamente con le mod attive e so che si possono mettere, lo faccio pure. Perché tanto già porto Skyrim con le mod, perché non dovrei portare Jurassic World con le mod, quindi... Poi ci stanno un sacco di mod particolari. Quante notifiche ho sul telefono? Via. Show. Show. Ecco qua. Allora, sei ancora malato tu? Forza, curatelo. Io sono pronto al rilascio. Uno è pronto, dobbiamo aspettare gli altri. Rilasciamo queste maiasauri. Ok. Ecco qua, missione fatta. Epidemia sotto controllo. Come ci sono delle isolette qua? Ciao, isolette qua. Continua a lavorare così e ti assicuro che farai molta strada. Yeah. Grazie. Vediamo un po' le cose qua come vanno. Capienza adeguata. Trasporti 50. Divertimento va bene. Trasporti 50 però non mi piace. Non mi piace proprio. Vediamo un po' come si vede i dinosauri qua. Allora, facciamo una cosa. Facciamo una cosa, una cosa, una cosa. E dove? Mettiamo tipo questo qua. Ci mettiamo quindi con la stradina piccolina, piccoletta. Proprio questo ram... Vabbè. No. Mettiamoci un altro di questi qua. Possono mangiare. Ok. Poi. Vediamo un attimo qua come va. Come gestione. Allora, regali. Shopping. Quindi hanno bisogno di qualcosa dove possono fare shopping. Bevande va bene, cibo va bene. Quindi vogliono un po' di shopping. E noi glielo diamo lo shopping. Quindi abbigliamento. Negozio di abbigliamento. Dai, fammelo mettere. Mettiamolo qua. Ci serve un altro coso di energia. La sottostazione mettiamo sempre piccolina. Qua, perfetto. Posso mettere qualche albero? Sì, così non vedono niente. Ah. Ehi, questo parco sta andando più che bene. Non si perdi luz. Purtroppo sono concentrato. Mi dimentico.
Finanza in casa tua perché tocchi i marchi registrati e sei fottuto. Ergastolo senza wifi. Oddio, sarebbe bruttissimo l'ergastolo senza wifi. Ma pure l'ergastolo normale è brutto, eh. Non è che cambia molto. Ciao. Ma sei bella. Però mi interessava il dinosauro, non l'abbigliamento. Yeah. Così è bellina. Ovviamente io ti devo chiamare Maya, no? Normale. Maya. Qualsiasi nome scrivete qua e ve lo metto. Non me lo scrivete Luz perché mi risalto. Ah, ok, portatemi pure le arance a questo punto. Come si dice? Siamo una camicia? Sì, camicia per 24. Che camicia sia. Ecco qua. Ah, bello. Vediamo qua sempre con il nostro occhio della visualizzazione della cestezione. Ho bisogno di bere. Non ce l'ho in barra. Anche se si può sbloccare, però non adesso. Perché sto troppo indietro. E io sto perdendo tempo che non sto cercando più il nodosauro qua. E dovrei fare quello perché poi lo rilascio pure. Che non dà problemi quel dinosauro. Dalla Sicilia. Ah, arance russe. Allora non sono siciliane, dai, sono russe. Ma la gente piace proprio tanto andare lì dove stanno quei dinosauri. Eh sì, ci sta quello che ha un sacco di valutazione, quindi. No, è proprio dell'orecchio, aiuto, no. Ah! Scusate. Sta piovendo. Piove assai. Qua le ultime due. Queste sono le skin alpine? No, queste dovrebbero essere arido, giusto? Savana. Savana e alpino, tutte e due. Yeah. Si muova a uscire da questo recinto, se no entrano i suzzomini qua dentro e sono scemi. Di questa gabbia. No, muoviti uscire, muoviti uscire, muoviti. Ah! No, poverina. Scusami, scusami, puoi uscire. Oddio. Mazza. Isaac. Ah, Isaac. Calmo. Calmo, Isaac. Calmo, Isaac. Calmati, ti prego. Ti prego, Isaac. Odio. Ti odio, ma l'ho accettata. L'ho accettata, però mi saboterà. Non voglio essere sabotato di nuovo. Già è successo una volta, non mi è piaciuto. Già quelli hanno fatto una strage lì. No, fossili. Non poteva dare qualcosa di più semplice, non la valutazione. Non fissiamoci sui E dettagli. Osservando il dai, sì. quadro generale, questo è un bel contratto. Però mi servirebbe un altro contratto in Uno realtà. dei modi migliori per garantire la sicurezza dei Me lo visitatori porto a è 4 riuscire a stelle. prevedere con precisione la reazione dei Ma dinosauri no, che avete sfidato. struzzomimi! No! Stupidi, siete stupidi. Perché entrate qui? Tu perché non esci? Stai socializzando da oltre le. Oh, che tristezza sta scena, però dai. Lei da sola qui che socializza con loro da oltre le sbarre, dai. Guarda, in realtà quello non si dovrebbe dire, però si sì, la levo poi. Suzzomimi, eh sì, mi ricordo. Chiamalo meno Mario. Sì, uno lo chiama meno Mario. Eccolo, tu sei meno Mario. Notti, Y. Meno Mario. Yeah. Meno Mario. Cioè, Dio. Siete usciti? Ok. Sì, è questo. Meno Mario.
Ora siete felici, Maiasauri? Certo che siete felici. Peppe, come va la vita a lei? Tranquilla. Spedizione completata. Abbiamo finito, allora Osho arriva. No, ok, devo fare un'altra spedizione. Sono proprio speed boost. Eh sì, infatti. Meglio se non lo dico ad alta voce, oh cacchio, già l'ho detto. Maledizione. Sono morto. Il mio canale verrà chiuso. No, beh, scherzi a parte. Devo fare un'altra missione per quello stronzo di Isaac. Vero Isaac? Dammi una missione più tranquilla. Questa è un'opportunità che non va bene. L'accetto. 80? Si può fare. Un trodonte? Trodonte. Sei fortunato. Sei fortunato, ma io dovevo mettere il tasso di successo. Maledetto me! Mettiamo una velocità incubazione 4. Ah, velocissimo. Però non le mettiamo le cose. Che è successo? No, tutto normale. Ho messo dei dinosauri nuovi. Questi qua. Incubazione non riuscita. Sei uno stronzo. Ho sbloccato un nuovo dinosauro pure in realtà. Quindi lo potremmo mettere. Però no, perché c'è troppa gente. Ok, dovremmo fare un nuovo recinto solo per lui. Però nel frattempo potenziamolo e mettiamo la longevità al massimo. 86 va bene. Quindi tartaruga due volte. Questo è Squallor. Vero? Squallor, sì. Qua niente. Pipistrello. E pipistrello. Sì, ma sti fossili non mi servono più però. Vendi tutto. Siamo stati tempestivi. Allora, Isaac, calmo, calmo, ok? Tranquillo. Pure tu stai calmo, George. Ti voglio bene, sei il mio preferito. Non è vero. Però, ci sei quasi, dai. Allora, vediamo se la gente si lamenta di qualche cosa. Hotel, tutto perfetto. Protezione delle tempeste, ottima. Tanto non ci sono tempeste, solo un po' di pioggia, cioè. Tu muoviti a incubarti, incubazione. Ma ti devo dare un nome. Come ti chiamo? Solo pochi capiranno il suo nome. Ok, non parlo. Dark dice grazie. No, io no. Sei tu che dici ste cose. Non fare come Andrea e Daniele pure tu però. Già c'ho due persone che lo fanno. Togli questa. No, l'acqua mi serve. Togli i cespugli. Togli tutto dall'acqua. Via. Ok. Oh. Sei molto più bellino. Terminator, complimenti, investilo. No, investito ti chiami tu, no investilo. Investilo era un altro dinosauro. Il quattrodonte. Non so chi è su Daniele, è meglio. Meglio. Sicurezza e incolumità sono due facce della stessa medaglia. E tu l'hai vinta con quel contratto. Ho fatto un piccione con una fava contemporaneamente, ottimo. Un piccione con una fava. Due piccioni con una fava. Bel lavoro! E non l'hai nemmeno fatto sembrare un lavoro. Se lo dici tu, caro Isaac. Sente solo. Tanto tu te ne vai via. Voli. Voli. Ah. Non mi conviene mettere un altro recinto di trotunti come ho fatto l'altra volta. Però mi conviene fare un'altra cosa. Mi mettere un altro Velociraptorosaurus qua. Vediamo, c'ho una skin diversa. Pro è la pippi. Ecco qua. Allora, steppa alpino. Arido alpino dobbiamo fare. Alpino. Proceratosaurus alpino. Non ce l'abbiamo, vero? Noi ci abbiamo steppa, tu sei, vero? Steppa arido e base. Ok, perfetto così. Dove sta Daniele? A giocare a qualche gioco come Warframe. No, lui non gioca a Warframe. Cioè, se volete
No, via, vattene. Mi servono missioni della scienza ora. Dammi la scienza. Un altro contratto. Va Vale bene. la pena di darci un'occhiata, Anzi, mi credi? servono sti rifugi. Dove lo metto? Dove lo metto il rifugio? Dove lo metto? Qui. No. Come? Perché si era messo là? Tu, palo, non stare in mezzo. Aiuto, perché se ne sta scendendo la mia voce, che già è bella. No, sto morendo, aiuto, la mia voce non esiste più. C'è una cosa. Ah, perfetto. Olè. Ah, bello. Daniele onnisciente. Strano che non c'è. Ah, ma io intendevo un altro Daniele, eh. No, quel Daniele. Anzi, è vero, però, strano non c'è. Che io sia maledetto. No, ora resta lo spazio. Non mi piace, muori. Tanto c'è un sacco di soldi, quindi anche se faccio sti errori fa niente. No, troppo. No, vabbè, basta. Non voglio perdere tempo a fare queste stronzate, però. Tutto questo per il design. Ok. Perché devo farmi tutti questi problemi? Non lo so. Facciamo dritto. Cioè, dritto più o meno così. Già. No. Ah, perché devo fare sempre questi problemi di design, cose del genere, ma inutile. Grazie fa... fai i trucchi con i soldi illimitati. No, non... A parte che... Ho la Oddio, non so se ci sensazione che stanno. alcuni dei nostri animali, specialmente i predatori, siano in grado di cogliere lo stato d'animo dei visitatori e reagiscano di Ah. conseguenza. Tu Pertanto, è importante che i nostri visitatori siano di buon umore. dici? Visitatori, siete di buon umore? No, abbiamo paura. Ci stanno i dinosauri che ci mangiano il culo. Eh no, non dovete avere paura perché ci sono io e non li faccio scappare. Basta, fa niente. Oh, appioppata visto cosa. Allora, qualche problema, cara. Oh, oddio! George. Questo contratto ha l'aria di essere Ti odio, importante. però va bene, Devo questo contratto è impegnarci. facile, devo fare un po' di spedizione 300. T-Rex. T-Rex. Quello dovrebbe valere un sacco. Metti il ban del parco. Dal parco. Non si può fare, mi sa. Però voglio farvi vedere una cosa. Se riesco a chiacchierare il tizio con la maglietta di Jurassic World sarò felice. C'è un sacco di gente, mi sa che non lo troverò mai. Ditemi se lo vedete. C'era una volta. Eccolo! Fermi, alt! Metti. Modalità cattura. Ok. Ecco, guardate. C'è una maglietta di Jurassic World. Bellino. Togliamo questa cosa qua. Ma che bella faccia che ha lei. Posso entrarti dentro? Sì. Oh. Ok, fantastico. Questa sarà l'immagine del video su YouTube. Bello. Che dinosauro c'è qua? Ah, già. Poverino, l'avevo appeso. Grigio. Carino, mi piace come skin. Ma che bel verso che fai, dai, sei troppo carino. Dai, c'hanno un verso troppo simpatico, sti cosi. Credo che rompono. Cioè, no, in realtà non sono tranquilli. Vero amichetti? Investito tutto bene? Certo.
Terminator, tu sei uno stronzo. Questo qua, poverino. No, davvero, mo lo metto come immagine del video di YouTube. Tanto lo posso fare, quindi. Ok, allora. Mi serve un'altra missione per il caro Isaac pure. George, se mi apri le gabbie come hai fatto prima, giuro che mi incazzo. Non vorrei vedermi incazzato. Ah, ma io posso fare una cosa molto veloce, vai, manda dappertutto. Quando cancelli sto gioco? Mai, perché c'ho un sacco pure di DLC perché dovevo cancellarlo. Poi già l'ho fatto un'altra volta. 1 e 2. Ah, 60.000. Ok, sto a 100.000 già. Guarda, già è successo una volta. In realtà mo lo sto rigiocando perché prima avevo più cose, però l'ho dovuto cancellare per casini inutili in realtà. Però poi l'ho ristallato e mo ce l'ho qua, che devo rifare tutto da capo e hanno aggiunto nuove cose. Quindi. Ma come sta andando fluida la live oggi? Mi piace. Ah! Dovevi andare sempre così. Oh. Questo qua non vende molto perché alla fine qua non è che passano sempre i dinosauri. Oh, ma scusami, ma ti sto proprio dimenticando comunque a te, poverino. Vai, ti metto con i tuoi fratelli. I tuoi fratelli. No, mi piacciono le maiasaure, strano però. Non mi piacevano all'inizio. Ma invece stanno più simpatici. C'è un Dracorex che dorme. In mezzo a tutti questi dinosauri qua che camminano attorno. Carini. Secondo me è una bella esperienza rifare tutto da capo. Oh, no, soprattutto quando ci stanno i raptor in mezzo, no. Ecco qua, fatto. Non ero sicuro di questo contratto, ma non importa. Ai piani alti sono soddisfatti e dovresti esserlo anche tu. Ah, finché non mi apri le gabbie sono soddisfatto. Grande. Bisogna ACU. La sorveglianza è già un premio, ma per averti Malattia tenuto al sicuro contratto. le strutture su Isla Tacagno, Mi riceverai hanno un sabotato il ulteriore parco in realtà. Le recompensa. Non perdere la concentrazione. malattie così sono un sabotaggio. Ecco appunto. Oh no, investito è malato. Lungi da me accusare una delle altre divisioni di sabotare il nostro lavoro, ma ho dei sospetti. Ah, Isaac? Sì, io stavo parlando di te. Guarda, lo volevo rilasciare già un torosauro in realtà. Grazie. Doc, Doc, chi è? Un nuovo contratto? Basta così, fine. Ah, aiuto. Non ce l'ho un anchilosauro. Non c'è nemmeno il Crichton, se fu questo. Ok, quindi un torosauro con 76 di valutazione. T. Torosauro, ecco qua. È tipo un triceratopo, però diverso. Il blu dell'orecchio. Scusatemi se mi gratto. Però il blu dell'orecchio. Allora, e 77. 70. Ok. Se può stare da solo lo lasciamo pure qua tranquillo. Tanto a loro non dà fastidio. A loro dà un po' fastidio, ma finché sono 11 va bene. Devono essere 12 più o meno. Iniziano a incazzarsi. Senti, ma. Ah, no, pensavo fosse un dinosauro quella cosa. Che mira. Che mira. Ma dov'è quello? Scusami. Bravo, investito. No. Mamma mia, che mira che c'ho. Dai. Ok, hai ragione tu, gioco. Sono difficili da colpire questi. Ecco qua. No. Ah. Perché mira male? Ecco qua. Preso. Devo curare solo questo qua. Vieni qua. Brutto piccolo dinosauro giallo. In realtà sei bellissimo. Non ti offendere. No. Ah, perché vai dietro le colline? Maledetto. Ah, fa delle clip su questa parte per favore, perché mi sto schiattando. Dai, ma l'avevo preso. Mi sbaglio, l'ho fatto tipo. Sì! Maledetto, ce n'è voluto di tempo. Oh, via. Sciocco.
76 era. No, era 76. Ah, perché non so leggere. 74, ti odio. Perché non può arrivare a 76, non lo so. 72. 77, vai. Vai. Con questi gesti rischi un ban. Di toccarti le orecchie. Se no, prendi in giro che Agusti. No, non è colpa mia se mi prude l'orecchio. Poi non mi permetterei mai. Ognuno è libero di fare quello che vuole, secondo me. Quindi devo ricercare delle cose, vero? No. No. Quindi già mi è dato la ricerca. Cos'era? Precisione? Oh, mamma mia, questi qua c'avevano la mira che è peggiore della mia. Scherzo. La mia mira è qualcosa di molto molto speciale. Che ore sono? Wow. Dai, un altro po'. Voglio almeno sbloccare l'errara Sauro. Herrera o Errara? Herrera. Herrera. Ok, Herrera Saurus. Nessuno è realmente libero. Mamma mia. Cosa brutta però. Dai, non è vero. Però se ci pensi forse hai ragione. Questi dinosauri di sicuro non sono liberi. Poverini. Guarda come camminano a coppie questi due. Quello sta un po' più lontano. Sei ancora sull'alfa, sei investito. Investito, investito, investito. Caro piedino. Spero che qualcuno capisca quello che... cioè il tuo nome. Caro piedino. Poi se non sbaglio la specie era quella. Quindi... allora, vediamo. Ma c'è una voce ma che se ne sta scendendo in modo pazzesco, quindi bevo. Bevo, bevo. Ah, meglio? Sì, molto meglio. Viva! No, guarda, sorride. In realtà potrei mettere il T-Rex con questi perché non si mettono a litigare. Nemmeno con lui si mette a litigare il T-Rex, quindi. Perché no? Il problema però qual è? Ma in realtà su quest'isola dovrebbe stare tranquillo il T-Rex, quindi. Quindi. Piedino! Ah sì, è bravo, ti sei ricordato! Sì, è lui. Che beve. Piedino. Se non sbaglio era un diplodoco, piedino. Quante volte uno si è visto quel cartone? Uff. Dinosauro pronto al rilascio. Ok, toro. Ecco qua, nuovo dinosauro, ragazzi. Bello, mi piace la skin giallo. Non male. Ha una skin simile a Peppe. Meno male che ti piace. Yeah. Si sente solo. Di quanto hai bisogno? Va bene. Poi ho finito di mettere i dinosauri però. Sono i nuovi dinosauri ad attirare i visitatori. I dinosauri e le capre. Un sacco di capre. Hai ragione. Per fortuna ce l'ho le capre. 135. Scusami, aspetta. Ah, ma mettiamo questo assoluto. E questo dovrebbe andare bene. 136. 135 va bene. Sì. Ok. Tartaruga. Pipistrello. Pipistrello va bene. Tartaruga sempre. Ok. Allora, guarda. No! A posto, devo fare una missione per la scienza. Blackout 10 minuti, ok. Shiny Pep.
A proposito, Peppe, ma tu non dovevi giocare a Pokémon di nuovo? O sbaglio? Quanti giocatori ci sono qua? 4, 2, siamo a 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 con quello. Ok, a posto. Non posso più mettere il mio dinosauri, però. Ragazzi, se non vi ho su Steam potete aggiungermi. Ah, sì. €50 vuoi per stare in live qua? Eh no, allora se ne può anche andare, no scherzo. Va bene, ti pago. Domani Pokémon, grande. Allora tutti quanti a seguirlo al Peppe che porta Pokémon. Pokémon! Ho già preparato tutto, azz. Usi la sfera. Perché la sfera? No, Google, non ti mettere in mezzo. Usi la Pokéball, giusto? Domani Minecraft, pure a te ti seguo di sicuro. E vedo di darti qualche consiglio se ne ha bisogno, anche se te l'ho detto, non sono proprio il maestro della tecnologia, sono più per la magia. Però, ti do una mano. Ok, Torosauro è libero. Si incazzerà perché non c'ha un amichetto a portata di mano, però ora abbiamo due esemplari di... cioè, non proprio perché... questo è un triceratopo e quello è un torosauro. Che in realtà sono simili, però il triceratopo dovrebbe essere più grande. E questo dovrebbe avere un collare un po' più grande ed è più squamoso. Mi piace di più il torosauro, devo dire la verità. La verità. Sherlock e Light e Dragon Dogma. Sorrow, robe di questo. No, mi piace assai sto torosauro. Bevi. Hai sete, lo so. Non so perché mi piace così tanto. Alla fine è proprio un triceratopo, però più squamoso. Ho visto che la tua lingua era buggata. Ribevi per favore, ti prego. Eh sì, un po' buggata. Passa attraverso il becco, non so se riuscire a vedere. Vabbè, fa niente. Succede. Bella, mi piace l'animazione, diversa dagli altri. Olli, un altro torosauro. Ma cosa, aspetta? Mi sono perso nei dettagli, sto pensando ai torosauri. Ma com'è bella sta qui? Si tratta di dinosauri di dimensioni medie che si nutrono di Medie. feci. Feci? No, aspetta. Aspetta, devo recuperare questa scena. Ha detto feci. O felci. Gioco con Paolo. Ma certo, quando vuole. No, no, non entrate! Via, struzzopipi, siete scemi, però mi volete entrare sempre qua. Oh no, non vi buggate. Oh no, cosa ho creato? Dai, non lo scrive però così, mi fai sentire uno scemo. Ma... perché? Ma è uscito! Ma è un fantasma! Che cacchio è successo? No, aspetta. No, no, no. Tu non sei normale. Per cui ti chiamo. Si scriveva così? O con la D. Con la D. Danny. No. No, non si scrive così. Cazzo! Beh, ti chiamo direttamente, ah. Oh. Ok, ho visto qualcosa di molto particolare. Davvero, non me l'aspettavo, mi ha sorpreso questa scena. Ok,
È finito il sigaro, quindi addio. No! Vai a prendere un altro sigaro, mamma. Quanti dinosauri sono in questo recinto? Tanti. Però a loro va bene così. Eppure i visitatori va bene così, vero visitatori? Certo, poi va tutto bene. Oh, qua devo aumentare lo staff. Oh, pure qua devo aumentare lo staff. Qua no. Ah, qua no. Il bowling è pieno. Sacco di gente piace giocare a bowling, a quanto pare. Dai, ma vabbè. Voglio le clip per quella parte. Non davvero mi ha sorpreso. Un bug del genere non l'ho mai visto. Dai, cioè, ha attraversato la gabbia, ma senza parole. Chi è l'alfa qua in mezzo comunque? Lui. Ok, quanto manca all'Errarasauro, perché mo sto iniziando a vedere i dinosauri che attraversano le gabbie. Non va bene. Non va bene sta cosa. Vai, Cajal. Ho sentito che è Ok. disponibile un nuovo Facile. Facile, facile, facile. Piccole, medie dimensioni, erbivoro, ok. Erbivoro, piccolo, medie dimensioni. Erbivoro, piccolo, medie. Piccolo, medio, piccolo, medie. Penso vada bene il nodo. Penso vada bene. Ok, basta. L'ho già visto per troppo tempo quel dinosauro. Guarda, che bello, vivono in armonia questi piccolini e quel gigante là. No, ma fate, resti troppo carini voi, dai. Tu mi piaci tantissimo, il tuo colore è bello. Guarda la coda di quello. Ma tira una frustata, stai attento. C'è passato sopra perché si bugga nel terreno sta coda, talmente che è lunga. Piedino. In realtà dovrebbe essere grigio per essere piedino, ma va bene così, dai. Guarda quanta gente qua, wow. Vediamo, c'è qualche problema, avete bisogno di qualcosa? No, perfetto, va tutto bene. Varietà pure va bene, no? Solo che c'è bisogno di un altro po' di dinosauri, allora. Ah. Quindi mi sa che mi conviene fare un'altra gabbia. In cui metto Sintosaurus, Sintasa, Sintao, Sintao, Sintaosaurus, ok. Poi il Nodosauro di sicuro. Semmai un Anchilosauro, no, un Anchino no, ce l'ho messo. Un Brachio forse, non lo so, poi vedo, devo fare una bella gabbia però per il Brachiosauro, quindi non so se mi conviene. Se no dovrei mettere un altro Diplo, ma tanto lui va bene così. Olè. Quindi tutto. Mi hanno parlato bene della spedizione. Ok. Hai reso famosa la divisione sviluppo scientifico. Sì, un E me. altro E ovviamente anche te. Non ti ho dimenticato. Parlavo solo in ordine di po'. Ah, importanza. quindi sono quello meno importante di. Grazie. Cacciala, guarda, mi eri simpatica fino a poco tempo fa, però adesso no. Ehi, Peppe. Quanti anni hai, Peppe? I numeri non mentono. E i tuoi sono eccellenti. 47. Arrivato a 99, muori. No, 99 più 26. Quindi più di 100. Complimenti Peppe. Campi così tanto? Questa cosa che passa così un po' mi triggera, però. Va bene. Guarda, guarda quanta gente, mamma mia. Però questo continua a vendere poco. Questo è al massimo. Ok. Vediamo se pure qua il ristorante ha bisogno di un po' di staff in più, sì. Qua va bene così. Tu? A posto. Oh, ma mi ha sbloccato qualcosa perché. Sì, la sala giochi, ottimo. Ottimo, 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 veramente. Non ci sono riuscito. Vabbè, me la clippo da solo semmai se posso dopo. Mamma mia, me la devo salvare ovunque. Davvero, ma che cacchio, non mi è mai capitato. Ma ragazzi, è quasi mezzanotte, da quante ore sto a fare sta live? Facciamo una cosa, facciamo. Vi ho promesso un T-Rex. Lascia che ti T-Rex, dica un
una cosa che io stessa mi sono sentita dire Aspetta. Molte volte Oh. in passato. No, niente diretto. Non so come tu abbia fatto, ma mi sembra che tu ce l'abbia fatta. Ok. Quindi grazie. Isaac. Ti odio, 7 sono troppi. Dai. Salviamo. Perché potrebbe succedere un casino, mo. Niente di Rex? Sì, sì, solo che... devo rimediare. Prima sto fatto nel sabotaggio, quindi devo aspettare un po' per fare le missioni che mi danno sti qua. Però, in realtà... ok. Tirexia. Skin normale, però lo mettiamo. Oppure no. Vediamo, aspetta. Alpino steppa mi sembra che è bello. Ok. Pronti per il T-Rex. Allora, perché la missione mi dice di arrivare a 3,7... no, a 4 stelle. Se metti il T-Rex schizza un sacco la valutazione, quindi va bene. Però devo solo resistere ai loro assalti. 2 minuti ancora. Cavoli. Devo stare più attento con le missioni che mi danno, perché mo mi sto appunto concentrando solo sull'Errarasaurus. Errarasaurus. Che voglio prendere, però... casini. Ah, mi sa che questa forse è la live più lunga che ho mai fatto su Jurassic World Evolution. Mi va bene così perché sto gioco mi piace assai. Quindi. Che poi sto per dirvi una cosa. Quel dinosauro che sto cercando di sbloccare è l'unico dinosauro del Triassico. Però è un dinosauro proprio figo. Ci sta. Ed è sempre del DLC. Per cui anche per questo lo voglio sbloccare mo. Anche se dobbiamo scavarlo prima per farlo vedere. Però appena finisco di scavarlo... lo faccio off camera ovviamente. Vi faccio vedere. Faccio un bel recinto solo per lui. Tipo lo metto qua. Non so, qua. Se riesco a infilarlo da qualche parte. Qua. Qua va benissimo. Sì, qua è perfetto. Perché penso che il recinto non debba essere troppo grande in realtà, però. Ok, mo vediamo il T-Rex che cacchio combina. Ok. 73% di possibilità, quindi dovrebbe riuscire tranquillamente. Ok, chiediamo il contratto a George. È appena arrivato questo contratto. E bello, perfetto. Amica. Bellissimo, caro George. Contratto più facile non me lo potevi dare. Ti mando. Dove ti mando? A Lundra. Tipo. Sono i nuovi driver AMD della scheda video. Ah sì, ma io prima l'avevo aggiornato. Era arrivato. Che versione è? Perché mi sembra che quello che ho messo io è 2.4.3. Tipo, una cosa del genere. Allora devo aggiornare di nuovo. Damn. Tu sei un pazzo. Continua a dirlo. Allora vediamo cosa devo rifornire. Questo e anche codesto. Ah. Mi conviene. Ripeto, mi conviene fare una cosa molto molto veloce. Dato che muoverà un T-Rex qua, mi conviene mettere una di queste mangiatoie di carne, appunto, di carne, così che tipo il T-Rex sta cacciando una capra e loro si mettono a mangiare qua, perché quelli c'hanno paura del T-Rex, sti poverini. Però vediamo un po' come va a finire. A parte che fanno pure un'animazione diversa, ecco, ma questo qua va a mangiare di sicuro qua investito. Mangia, investito, mangia. Bellino. Che hai dimissi, dinosauri. Scommetto che questo contratto ti piacerà. Ti odio, me lo potevi dare prima. Però va benissimo. Ok. I turisti amano le foto. No. È un modo per dimostrare ad amici. Vai, mangia, mangia. Che hanno davvero visto i dinosauri. Anche la divisione ha bisogno di foto. Ah! Ok. No! No! Che cazzo è successo?
Carcassa però cosa intende? Una carcassa di dinosauro o di capra? Te la cavi bene a risolvere i problemi. È importante soprattutto da queste parti. Ah! No! Non mi investire. No, pure tu! Basta! Stai facendo volare uno questo dinosauro. Sì, carcassa cosa intende? Che potrebbe essere carcassa di dinosauro, è un po' più gnac, e carcassa di capra che va bene pure. E mettiti, vedi quella capra lì? Non è che la potresti uccidere, no? Cosa veloce? Niente. No. Va bene, me ne vado, se vi dà fastidio la macchina, addio. No, basta investirmi. Vattene via, sti dinosauri mi odiano. Via, volare. T-Rex è pronto. T-Rex è pronto. Ma io non sono pronto per un T-Rex in realtà. E invece sì. Pronti? Ve l'avevo promesso. E T-Rex sia. Eccolo qua. Male. Eccolo qua. Grazie infinite. Oh mio Dio. Fallo dormire. Allora, salva. Volevate vederlo mangiare gente? Ok. Lo farò. Ah, sì. La lucertola tiranna. Il Tyrannosaurus no. Rex. Il preferito dagli scrittori d'inizio secolo e dai bambini di tutto il mondo. Perché? Perché rappresenta tutte le nostre paure riguardo al passato. È ciò che crediamo di aver sconfitto, anche se ha smesso di esistere prima ancora che gli umani fossero protoscelti. Perché se... Il che era vero. Perché si aperta... Fino a... Ok. Fino a voi. Mi sento un po' offeso da quello che ha detto il caro dottor Ian Marco. È svenuto. Ah, facciamolo. Allora, dov'è che c'è molta gente? Là, l'ho vista. Qua c'è pure gente in realtà. Quindi qua. Ok. T-Rex in arrivo. Oh, è scomparsa la gente. Puff. No, aspetta, 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 Peppe. Aspetta, non ti perdere questa scena. Ci mette poco. Pure io, tanto stacco. Finito questo, mettiamo il T-Rex a posto. E poi... Via, ragazzi. Eh no, scusami, mica ti vuoi perdere il T-Rex che uccide un sacco di gente. Eccolo qua. Signor Paolo. Guardi anche lei qua. Eccolo. Olè. Già è morta una persona. Ok, già lo vedo molto tranquillo in realtà T-Rex. Eccolo, dai, uccidi qualcuno e poi stacco. No, il T-Rex è tranquillo mo. Fai il verso. Bravo. Vuoi andare a caccia di gente? No? Eccolo là. La tua reputazione con la divisione sviluppo scientifico è notevole. Ah, grazie. Vai, attacca. Malattia contratta e ti arriva. Mentre c'è T-Rex a fare lo stronzo, c'è uno ammalato, ma non me ne frega più niente, mo. Dai, T-Rex. Bravo. Addio. Eccolo qua. Ah, e niente, direi che che con questo T-Rex che ha mangiato una persona io vi saluto. Grazie ragazzi per essere stati con me, grazie Peppe, grazie al signor Paolo e al signor Fabio per essere stati con me, grazie a Marco per essere passato,
Grazie pure a Gizmo che è passato pure lui prima. E niente ragazzi, il versetto T-Rex è terrificante. Oh, ovviamente dopo che ha mangiato una persona, il T-Rex si mette a dormire. Già, ha ragione, dopo un bel pasto ci vuole una dormita. Bravo T-Rex. E niente ragazzi, con il T-Rex addormentato io vi saluto, ci vediamo alla prossima live. Ciao! Madonna mia, questo T-Rex così aggressivo.